Buonasera, allora benvenuti di martedì. Nella serata decisiva per i fatti dell'economia italiana sta succedendo qualcosa a Strasburgo, in Francia. Vedete una sparatoria ai mercati di Natale, sembrerebbe che ci sia un morto, 6 feriti. Una piccola pausa e cominciamo a parlare di quello che succede da noi e di quello che succede in Francia. Una serata importantissima non solo per le sorti della manovra, delle nostre pensioni, del reddito di cittadinanza, ma sta succedendo in Francia qualcosa che ci dice subito Laura Gubbetti. Sì, buonasera. Spari a Strasburgo, mercatino di Natale. Non è la prima volta che sentiamo questa cosa in questo periodo, mercatino di Natale. Ricorderete Berlino, un morto, 9 feriti è l'ultimo bilancio non ufficiale, 1 e 6 feriti è il bilancio ufficiale della prefettura, ma gli organi di stampa stanno dando più feriti, i testimoni parlano di persone a terra, quindi un bilancio che probabilmente sarà destinato a salire. Naturalmente in questo momento c'è tanta confusione, si parla di un uomo, l'attentatore, l'assalitore, un uomo ancora in fuga. Sono stati diffusi tantissimi messaggi da parte dell'autorità di rimanere chiusi in casa, la situazione è calda, è una situazione di grande allerta, l'ha detto anche il ministro dell'interno francese e ha detto di seguire attentamente quanto viene detto dalla polizia. Dalle immagini, noi ne stiamo vedendo alcune, ma si vedono corpi di persone dei reparti speciali francesi, l'antiterrorismo, dunque la parola terrorismo naturalmente echeggia in questa situazione. Tra l'altro vi ricordo che proprio a Strasburgo fu arrestato una persona che era collegata a un attentato di Parigi dello scorso maggio. L'attentatore morì durante quell'attentato, ma un suo amico fu arrestato proprio a Strasburgo. Dunque non è nuova Strasburgo a problemi di questo tipo. Naturalmente vi terremo aggiornati su quello che sta accadendo, sul bilancio delle vittime, ma anche sulla situazione dell'assalitore e di quello che sta accadendo allora, in questi minuti. Grazie Laura. Cosa bisogna capire? Bisogna capire intanto lo spessore e la caratteristica di questa azione, se è terrorismo, se non lo è. Certamente ci sono gli elementi, continuiamo intanto a vedere le immagini che arrivano dalla Francia, ci sono gli elementi, il Natale, la sparatoria sembra a caso, queste immagini sono in diretta naturalmente, che fanno pensare all'atto terroristico. Nel contempo però dobbiamo seguire anche le cose di casa nostra. Ora non so se è pronta Maria Laura Cruciani da Palazzo Chigi. Vediamo se è collegata, stanno tirando sul collegamento perché che succede? C'è anche una riunione, per così dire, una riunione fantasma, dovrebbe esserci, non c'è Di Maio, Conte, Tria che si starebbero vedendo perché domani bisogna andare a dire all'Europa che cosa facciamo con i nostri conti. Allora, la diretta dalla Francia con Laura Gubbetti, stanno arrivando Carlo Cottarelli, Milena Gabbanelli, altri ospiti che commenteranno in diretta con noi le cose dell'economia, ma anche quello che avviene nel resto d'Europa. Pochi secondi e si comincia. Allora, Laura Gubbetti, come stanno andando le cose a Strasburgo? Allora, il bilancio per quanto riguarda la sparatoria al mercatino di Natale di Strasburgo è al momento quello ufficiale di un morto e 6 feriti. Questo è il bilancio della prefettura, ma tanti organi di stampa stanno parlando di un bilancio che può salire o potrebbe salire. Naturalmente cerchiamo di dare soltanto notizie certe, però quello che è chiaro è che in questo momento si è diffuso il panico a Strasburgo, dove di fatto c'è il coprifuoco, il sindaco ha invitato tutti a rimanere chiusi dentro casa, il centro di Strasburgo è chiuso, anche perché lo ricordiamo, l'attentatore, l'assalitore, insomma colui che ha sparato, e al momento si parla di una sola persona, è ancora in fuga. Dunque in questo momento di fatto è in corso una caccia all'uomo, sappiamo che i reparti speciali sono stati messi in campo, le forze anche antiterrorismo, sappiamo che il ministro dell'interno francese Castaner ha lasciato subito l'Eliseo per andare a coordinare la situazione, ha parlato di una situazione calda, ha invitato la popolazione dunque a rimanere tranquilla, a seguire le istruzioni che verranno date dal ministero stesso dell'interno. Allora, vedo, e lo stesso Macron ha raggiunto il Ministero dell'Interno per coordinare la situazione. Allora, vedo che intanto arrivano i nostri ospiti per aiutarci a commentare questa serata che sarà complessa. Parleremo, torno a dire, di economia, ma naturalmente terremo un occhio su Strasburgo. Ecco, vediamo Carlo Cottarelli, perché che sta succedendo? C'è stata una dichiarazione di un
importante esponente leghista che ha detto: guardate, stasera le pensioni si decidono, è la cosa decisiva, non più quota 100, forse quota 104. Sono cose che sono molto importanti per il nostro pubblico, tanto quanto è importante, ecco Milena Gabanelli che ci aiuterà a commentare tutti i fatti di questa sera, tanto quanto è importante quello che sta succedendo in Francia. Abbiamo al telefono Thomas Miglierina della televisione svizzera, vero, che è a Strasburgo. Thomas. Sì, buonasera, sono a Strasburgo per la esattezza nella sala stampa del Parlamento Europeo, Parlamento che non si trova in centro, ma nemmeno molto lontano dalla paratoria. Ebbene, il Parlamento è stato completamente bloccato, non si entra e non si esce, cancelli chiusi. Io stavo per uscire dopo una giornata di lavoro, avevo appena terminato il mio collegamento, la sicurezza ci ha invitato a tornare indietro e questo messaggio è stato ribadito. Ho telefonato, ho potuto parlare con il mio albergo per annunciargli il contrattempo ed mi hanno riferito che le persone stavano entrando nella reception dell'albergo in preda al panico. La sparatoria sembra sia durata una decina di minuti in un quartiere centrale pieno di mercatini. I mercatini di Natale di Strasburgo sono particolarmente celebri, vengono turisti da tutta la Francia e non solo per visitarli. Al momento, rispetto alle informazioni che avete dato voi nel servizio che ci ha preceduto, non ho altri particolari. Grazie. Tra l'altro, allora, vedete intanto Mario Giordano. Mario ci aiuterà a commentare questi fatti. Ma non solo, perché torno a dire, una serata molto importante anche per la nostra manovra economica. Laura Gobetti, prima che torniamo allora a affrontare le cose di Casa Italia, hai altre notizie da aggiungere e torniamo a breve a collegarci con te? Guarda, ti dico che il bilancio dei feriti sta salendo, adesso anche la televisione francese parla di 9 feriti e ci sono molti media francesi che dicono che anche il bilancio dei morti purtroppo è da aggiornare. Appena avremo notizie certe daremo il numero preciso di quanti sono, vi dico però che stanno salendo in questo momento. Gabanelli, uno dei volti più noti italiani del giornalismo d'inchiesta, benvenuta a Data Room per il Corriere della Sera, buonasera Milena. Buonasera. Buonasera Carlo Cottarelli. Buonasera. Già Fondo Monetario, Spending Review. Buonasera professore, bentornato. Buonasera. Oggi dirige l'Osservatorio dei Conti Pubblici dell'Università Cattolica. Allora, con due persone come voi vogliamo capire a che punto siamo e cosa rimarrà in piedi di quello che è stato previsto. Allora, professor Cottarelli, grande trattativa con l'Europa, tutti sorrisi, grandi saluti, però da quello che si sa almeno l'Europa continua a chiedere tot e gli italiani continuano a proporre qualcosina. A cosa dovremmo rinunciare della manovra? Dunque, per cominciare bisogna ricordare che la differenza nei punti di partenza era molto grande, perché si parlava di un deficit del 2,4%, obiettivo del governo, una richiesta, un obiettivo per l'Unione Europea di uno 0,9-1,2, quindi un divario molto grosso. Non lo so a che punto stanno nelle discussioni. Credo che qualche cosa l'Italia dovrà rinunciare, adesso si parla del 2%. Bisognerà vedere anche quello che succede per il 2020, perché non è importante soltanto il 2019. Per l'Unione Europea è importante quello che succede nel medio termine. Quando lei 21. Dice 2%, a quanti miliardi di spesa bisogna rinunciare? La differenza tra un 2,4% e un 2%, uno 0,4% del PIL, sono 7-8 miliardi. Allora, bisogna rinunciare a 7-8 miliardi di spesa, però dice lei... Non è tanto non spenderli magari ritardando qualcosa il prossimo anno, è non spenderli mai. Se tu parti più tardi con delle cose che a regime ti portano a spendere tanto, l'Europa continuerà a dire no. Se fossimo in crescita, se si avviasse un processo di crescita, con la crescita aumentano le entrate e aumenta anche la possibilità di fare più spese. Da quel punto di vista rinviare può servire. Se riparte l'economia in qualche modo, allora forse c'è più spazio per fare cose più avanti nel 2020. In questo senso ritardare serve, altrimenti no, altrimenti ritardare Milena, non serve. Quanto ci è costata la tensione degli ultimi mesi, anche se ora appunto sembra che almeno vogliano accordarsi, ma quanto abbiamo pagato la tensione con l'Europa? In termini di spread, dice? In termini di spread, sì. Allora, gli ultimi 7 mesi il passaggio da 150 più o meno attorno ai 300 ha inciso sulla vita di tutti noi, primo, per chi ha investito in titoli di Stato e li vende prima ci perde.
perché magari ne ha bisogno. Le banche, per i mutui, se li faccio oggi, costano fra lo 0,30 e lo 0,70 in più rispetto al mese di luglio. Per le banche che hanno in pancia più di 350 miliardi di titoli, una parte devono contabilizzarli a valore di mercato e la perdita stimata da Banca Italia è 10 miliardi. Questo vuol dire che il primo effetto è una stretta al credito a famiglie e imprese. Poi ci sono gli interessi che paga lo Stato, sono 60 miliardi circa l'anno. Questi mesi di rialzo ci sono costati per il 2018, pagheremo 1,5 miliardi in più, l'anno prossimo sono circa 5 miliardi. Questi soldi bisognerà trovarli da qualche parte, presumibilmente non si faranno investimenti oppure si andranno a sottrarre ai servizi ai cittadini. E questo potrebbe incidere sulla crescita di cui lei parlava, no? Quella che potrebbe permetterci di spendere qualcosa di più. Senta, però in Francia sta succedendo un disastro, ci sono proteste fortissime. Macron, proprio l'uomo del rigore, l'abilità, la tecnocrazia, arriva e dice: avete ragione, alzerò gli stipendi, spenderà, loro andranno addirittura più sopra del 3%. Questo ci favorisce. La Francia ha un vantaggio grosso, anzi due vantaggi grossi rispetto a noi. Uno, che ha un debito più basso, intorno al 100% del PIL, e questo dà un po' più di spazio. L'altra cosa è che negli ultimi anni la Francia è vista come un paese che è capace di crescere più di noi, per un insieme di motivi, ci sono tanti elementi strutturali, loro hanno un'evasione fiscale più bassa della nostra, gli indici di corruzione, per quello che si sa, sono un po' più bassi dei nostri, anche se ovviamente anche là c'è corruzione, la burocrazia, per quanto elefantiera in Francia, gli indici dicono che è più efficiente della nostra. La giustizia civile funziona meglio, hanno avuto meno crollo demografico di quanto abbiamo avuto noi. Purtroppo queste cose pesano sulla crescita. Le darebbero dell'anti-europeo, lo sa, dell'anti-italiano. Questi sono i numeri. Milena, ma poi bisogna vedere se le cose promesse si possono fare al di là di se abbiamo i soldi o no, anche se sono realizzabili. Il reddito di cittadinanza è una buona idea, può partire subito? Aiutare chi è sotto la soglia di povertà è sempre una buona idea. Dipende poi con che macchina attui, no? Tutto il meccanismo, perché aiutare significa anche dall'altra parte aiutare poi a trovare un lavoro e non mantenere uno stato permanente che rischia di essere una forma di assistenzialismo. Si può partire subito, ma la macchina che deve viaggiare parallelamente non è e non può essere pronta entro aprile. A meno che il Navigator, non lo so, faccia miracoli, però io il Navigator su questo non sono preparata. Il tutor che secondo Di Maio dovrebbe seguire i singoli disoccupati. Cosa bisognerebbe fare per farlo partire, Gabanelli? La prima cosa da fare è risanare i centri per l'impiego. Ci stanno provando da tanti anni, ma c'è un problema grosso a monte, ovvero che è quello delle regioni. Servirebbe un sistema informativo unico, ovvero i posti di lavoro, le offerte di lavoro di Trieste dovrebbero essere visibili anche a Reggio Calabria. Oggi nemmeno chi abita a Varese sa che posti ci sono liberi a Como. Questo perché ci sono 21 sistemi informativi più quelli dell'ANPAL che non dialogano fra loro e non dialogano nemmeno con l'INPS, con il MIUR e con l'Agenzia delle Entrate, perché il primo punto, se tu vuoi aiutare davvero chi hai di fronte, devi sapere chi è, vale a dire devi sapere che titolo di studio ha, dove ha lavorato prima, che cosa, con quali mansioni, quanto tempo gli manca la pensione, eccetera. Tutte queste informazioni le dà il candidato, il quale intanto si perde tempo e non sempre le informazioni sono corrette. L'esempio più concreto, per esempio, è che chi è laureato non lo dichiara perché magari aspira, si accontenta di un lavoro manuale, pregiudicandosi così la possibilità poi di lavori futuri. Sì, sono i paradossi. Ma questo, italiani. È il grosso. È così. È il grosso. Poi c'è tutta la parte che riguarda proprio il chi transita da questi centri per l'impiego. È previsto che tutti i 5 milioni di poveri che sono potenziali aspiranti al reddito di cittadinanza transitino tutti dai centri per l'impiego. Ma l'ANPAL stima che fra il 25 e il 30% soltanto
siano realmente in condizioni di lavorare, perché gli altri avrebbero bisogno più di servizi sociali che non di servizi per l'impiego, perché cioè, sarebbe sono più alcolisti, tossicodipendenti, diciamo. Sì, gente, persone sole con figli o con disabili a carico. Cioè tutto questo finisce dentro all'imbuto dei centri per l'impiego. Allora diventa una prego, finisci Milena e poi ho una domanda per Cottarelli, prego. No, poi c'è un altro punto dirimente, è il fatto che i centri per l'impiego, se lavorano, mantengono, devono mantenere il contributo dello Stato, ma se non fanno il lavoro per cui sono pagati, dovrebbero essere commissariati. Questo prevede la legge dell'anno scorso, cioè di fatto nessuno lo fa. Di fatto succede che alla prima domanda, dichiarazione di disponibilità al lavoro, vieni richiamato dai 6 mesi ai 2 anni dopo, come succede. Allora, professor Cottarelli, una cosa sì, sul funzionamento anche ci dice quanto è previsto che si spende e quanto l'Europa invece vorrebbe che spendessimo. Su questa cosa il funzionamento dei centri per l'impiego è fondamentale, bisogna vedere poi però come è scritta la legge sul reddito di cittadinanza, ancora non lo sappiamo, questa cosa per cui sa che si perde, se si perde il diritto al reddito di cittadinanza se si rifiutano più di 2 lavori. Però se il lavoro deve essere entro 50-80 chilometri, beh allora è inutile stare a unificare i centri dell'impiego in via telematica. A me sembra strano che però uno dica non posso andare a lavorare per esempio a più di 50 chilometri o 80 chilometri di distanza. Se no prendo 780 euro. Ma quanto ci chiede di risparmiare su quel fronte l'Europa? Diciamo l'Europa non sta guardando le nostre quote, no, non dice spendete più qua, dice in tutto cercate di tirar fuori un 10 miliardi. Allora, chiariamo una cosa, non c'è niente che impedirebbe all'Italia di spendere di più se si aumentassero le tasse, perché quello che importa all'Europa è il netto, quindi si può spendere di più, c'è bisogno di assistere chi ne ha bisogno, benissimo, e l'Europa dice però lo fate pagando, trovando delle fonti permanenti di finanziamento. La spesa complessiva che era stata fissata era sui 9 miliardi, di cui 1 miliardo o 2 miliardi dovrebbero andare per i centri per l'impiego, 7 miliardi. Probabilmente, non lo so che cosa in mente nelle discussioni dell'Europa, però si tratterebbe di un taglio abbastanza significativo. E già c'era la domanda se 7 miliardi sarebbero bastati. Perché inizialmente, potrebbe costare anche inizialmente di più. Si parlava di un reddito di cittadinanza che costava 15 miliardi. Avevano anche detto abbiamo le coperture, poi quelle sono evaporate. Sì, beh, le coperture delle coperture che erano state inizialmente previste mi sembra che ci sia molto poco nella legge di bilancio. Senta, le pensioni, altra spesa forte, no? Mandare in pensione a quota 100, cioè 38 di contributi, 62 d'età, tante persone, là come se la cavano? Anche lì bisognerà vedere come... cioè... no. Non c'è via d'uscita. Ora sta arrivando il sottosegretario che lavora a questo e ci si confronterà. Possono ritardare le entrate, se ne sono lette tante sui giornali, cioè facciamo quota 100 ma per chi ha maturato il requisito da 2 anni, beh, ma allora non è più quota 100. No, parliamoci chiaro. Questa è una cosa letta sui giornali, bisogna andare a vedere però come effettivamente viene esitata. Da quanto devono risparmiare? Ma più o meno si tratta di qualche miliardo presumibilmente, la cifra complessiva per arrivare da 2,4 a 2,8 sono sugli 8 miliardi, allora uno può dire 3-4 miliardi per il reddito di cittadinanza, 3-4 miliardi per le pensioni. Sembra che stiano studiando un meccanismo per cui sia un passaggio, no? 3 anni di quota 100 e poi si cambia. Quella sarebbe una tanto, questa è un'altra delle cose di cui si parla. A me sembra molto strano che un provvedimento di questo genere sia presentato come una cosa che si fa una tanto. Però... Dovevano smontare la legge Fornero? Milena Gabanelli, tra l'altro si parla sempre di chi vuole andare in pensione prima e non di chi non ci andrà mai, come i giovani. Beh, io, insomma, se le regole sono giuste ci andranno anche loro, raggiungeranno l'età della pensione ed è un grande interrogativo perché oggi almeno 3 milioni e mezzo di giovani fino a 35 anni hanno lavori atipici e precari, quindi versano pochi contributi, hanno stipendi molto bassi quando ce li hanno e quindi mi chiedo con cosa andranno in pensione queste persone. E non mi sembra che ci sia una grande preoccupazione attorno a loro. Milena, il grande dibattito sulle tasse è sempre stato durante le campagne elettorali sul taglio della tassazione. Adesso, ora ne parleremo,
Cottarelli diceva, beh, potete pure farle tutte queste cose, basta che tirate fuori i soldi in qualche modo dalle tasse, dall'evasione. Ma le tasse le ha mai abbassato qualcuno in Italia di quelli che lo promettevano? Insomma, a me non risulta, cioè negli ultimi 15 anni a tutte le campagne elettorali c'è stata la promessa, vabbè, però poi di fatto non è successo. Ma è anche complicato farlo, perché poi devi trovare, come dire, no, il modo per essere certo che le tue entrate poi ti coprano le spese. Non è che finisce con le tasse che crescono, professore. Non so, un po' si è tagliata la pressione fiscale negli ultimi anni, c'è stata gli 80 euro, l'IMU, la riduzione dell'IRES, eccetera. Adesso in realtà c'è un piccolo aumento della pressione fiscale, se ci facessero. Se ci fosse una crisi, ovviamente, bisogna fare cose di emergenza. In emergenza è molto più facile aumentare le tasse perché è molto più rapido. Magari fa anche peggio all'economia di andare a tagliare gli sprechi. Però in emergenza, purtroppo, come ha dovuto fare Monti, sono aumentate anche le tasse. Si fanno patrimoniali quando si finisce. Sì, si fanno patrimoniali di diverso genere. Ma non c'è altra soluzione alla austerità, come si chiama? Come viene chiamata? Laddove è stata applicata l'austerità, non so, mi viene in mente la Grecia, non mi pare che siano diventati un paese prospero. Io credo che dipenda da come spendi le risorse che hai. Certo, se non fai investimenti non cresci, e non crescendo hai sempre il cappio al collo. Quindi quello che abbiamo sentito sempre dai partiti durante le loro campagne elettorali è lotta agli sprechi. No, però i tagli poi alla fine si traducono sempre in tagli lineari, sempre sulle solite voci di spesa, vale a dire la sanità, i servizi, l'università, l'istruzione. È privo di senso il fatto che nessuno si assuma la responsabilità di dire rendiamo la spesa più efficiente. E non è che è impossibile. Io tempo fa, per esempio, ho dimostrato in un data room con i colleghi del Corriere su come nella sanità si possono risparmiare 2 miliardi di euro che possono essere investiti nell'assunzione di medici. In che modo? Nella diagnostica. Allora, l'esempio è molto lampante. Una clinica non convenzionata chiede per una risonanza magnetica al ginocchio, quindi muscolo scheletrica, 59 euro guadagnandoci con una macchina di alta gamma. Il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa all'ultimo dei poli ambulatori convenzionati con una macchina di bassa gamma 200 euro. Dopodiché il medico vede la risonanza e te la manda a fare da un'altra parte perché non è abbastanza definita. Allora io mi chiedo, ma per quale motivo, se è possibile guadagnarci a 59 euro, devi rimborsarne 200? Misteri. Allora, della, studiato tutto il meccanismo, vale 2 miliardi. Professor Cottarelli, mi dica in una battuta qual è stato ad ora l'errore di questo governo nel preparare i conti pubblici. Prima di tutto con questo continuo andare avanti e indietro che crea incertezza. Io ero contrario all'idea, appunto, credo che sia sbagliato avere un aumento del deficit per un paese ad alto debito come l'Italia. Spero che adesso si riduca il deficit, però se ne deve andare fuori rapidamente. Questa situazione di incertezza crea problemi alla crescita economica. È il momento di ascoltare il governo. Benvenuto Claudio Durigon, il sottosegretario al lavoro, sta lavorando proprio sulle pensioni. Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, buonasera. Buonasera. Sempre con noi naturalmente Carlo Cottarelli. Buonasera. E Mario Giordano. Mario Giordano, giornalista, scrittore, collegato a Milano. Laura, ci dici le ultime notizie a Strasburgo, c'è stato qualche cambiamento? Laura, sì, Gumbetti. Beh, intanto Giovanni, il bilancio è aumentato, si parla di un morto e 10 feriti, questo è il bilancio ufficiale della prefettura, e poi c'è da dire che prefettura, comune di Strasburgo parlano per la prima volta di attentato e non più di sparatoria. Ancora il killer è stato identificato, questa notizia ci arriva direttamente dalla prefettura, e lo stanno cercando, si sta un po' chiudendo il cerchio. Il quartiere dove si sta cercando è il quartiere di Neudorf, siamo ad est di Strasburgo, vicino al confine con la Germania, e testimoni dicono che anche al confine
Brasile ci siano forze dell'ordine sia francesi sia tedesche. Ancora vi posso dire che la zona dove è avvenuto l'attentato è una zona molto centrale di Strasburgo, una zona molto difficile da raggiungere perché si raggiunge soltanto attraverso dei ponti e quindi tutta circondata da acque, e il mercatino di Natale era estremamente sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine, cioè c'era un servizio di sicurezza molto forte, proprio perché ci ricordiamo tutti cosa è accaduto a Natale a Berlino, dunque sono luoghi considerati sensibili in questo momento, per cui ci si chiede come sia stato possibile che il killer sia riuscito a passare questo servizio d'ordine che la prefettura continua a definire molto importante, però evidentemente aveva delle maglie, visto che questo killer è riuscito non solo a passare ma a sparare più volte, ha sparato all'ingresso diciamo così di questo quartiere, quindi subito dopo il ponte, e poi andando più avanti circa 200 metri, questi sono i racconti dei testimoni, ha sparato ancora. Dunque si parla di diversi colpi d'arma da fuoco sparati e evidentemente di diverse persone colpite, tanto che è stato messo su il piano bianco negli ospedali, dunque ci si aspetta che il numero dei feriti possa crescere ancora, e ci sono testimoni che parlano di più morti, ma su questo ancora ripeto, la prefettura non ha dato notizie ufficiali, per ora il bilancio rimane quello di un morto e 10 feriti. Prego Laura, allora sempre in contatto, sempre i microfoni aperti. Maria Laura Cruciani è davanti Palazzo Chigi. Allora, c'è o non c'è la riunione tra Conte, Tria e Di Maio? Sì, una giornata cruciale per... Prego, Maria Laura, parla pure. È ancora giallo sul vertice di governo in programma questa sera... Sì, è ancora giallo sul vertice di governo che ci sarebbe dovuto essere questa sera in vista della giornata di domani e dell'incontro tra Conte e Juncker, ma intanto anche qui è arrivata notizia di quello che è avvenuto a Strasburgo e forse questo potrebbe aver cambiato anche l'agenda di governo. Se ci saranno delle reazioni qui da Palazzo Chigi saremo a chiedervi nuovamente la linea. Allora, Claudio Durigon, benvenuto. Naturalmente sempre aperti su Strasburgo, ma noi dobbiamo occuparci anche di una cosa che sta molto a cuore, no, agli italiani. Oggi si è diffusa la voce che di quota 100 non se ne parla più. Si passa a quota 104 direttamente. Ha sentito cosa diceva Cottarelli? Qua ci sta un problema di denaro. No, non è vero assolutamente nulla su questo fatto di 104. È uscita già nei giorni scorsi. È un'opinione di Alberto Brambilla, facciamo anche nomi e cognomi, dove è stato tranquillamente smentito da tutto il governo, da tutti quanti, insomma lui parla a titolo personale, non è un consigliere della Lega, non è un eletto della Lega, non è un iscritto della Lega, ha una sua teoria, l'ha sempre manifestata, ha una sua struttura, una sua fondazione di ricerca e esprime il suo parere. Ha sentito dopodiché... cosa dice Cottarelli? Voi i soldi per fare tutte le cose che avete promesso? Guardate, io purtroppo non ravvedo questo problema che viene evidenziato. Noi abbiamo detto che la quota 100, come la vogliamo fare, con 62-38 e con dei paletti in uscita di 3 mesi per il privato, per dare in modo all'INPS di poter gestire al meglio queste fuoriuscite, e di 6 mesi nel pubblico per gestire anche nelle pubbliche amministrazioni il famoso turnover pieno che in qualche modo vorremmo fare, si fa a un costo addirittura che si risparmia al primo anno circa un paio di miliardi, quindi non vedo dove è il problema. Allora, Cottarelli, scusa Laura, ma è stato individuato e identificato lo sparatore? Sì Giovanni, è stato identificato lo sparatore, anche se la prefettura non ha ancora reso noto di chi si tratta, però sanno chi è, lo stanno cercando, è in corso un'operazione nel quartiere di Neuford, che è praticamente a est di Strasburgo, vicino al confine con la Germania, e ci sono testimoni che dicono che in questo quartiere ci sono stati spari, quindi presumibilmente c'è un'operazione in corso. Sappiamo per certo però che la prefettura, la polizia sa chi è l'attentatore. Sergio Cofferati, che è europarlamentare ed è a Strasburgo, in un dibattito come questo in altri tempi gli avremmo chiesto un'opinione sulla riforma delle pensioni, ma lui dove si trova? Cosa sta succedendo, Sergio? Siamo in Parlamento, il Parlamento ha chiuso le porte, non si entra e non si esce, erano in corso i lavori d'aula e riunioni di più commissioni, e che sia successo qualcosa di grave fuori l'abbiamo intuito dalla celerità con la quale è stato bloccato ogni accesso ed ogni uscita dal Parlamento. Siamo lontani dal luogo dove gli attentati si sono consumati e dunque non abbiamo avuto nessuna percezione, se non questa della rapidità
e della preoccupazione che si è diffusa tra chi ha il compito di garantire la sicurezza qui dentro. Allora, Conferati, sempre anche lei, che immagino non siano momenti tranquilli neanche dentro all'Europarlamento, torneremo a collegarci con lei. Cottarelli, a Washington chissà quante ne avete avute di situazioni di tensione del genere, no? Io ero lì l'11 settembre 2001, me lo ricordo benissimo, le Torri Gemelle, ovviamente quello era New York, ma c'è stato l'aereo che è caduto sul Pentagono. Quindi insomma sono episodi veramente, uno non se li, ovviamente non se li dimentica queste cose. Sa cosa c'è, Giannini? Che c'eravamo quasi abituati, no, alla, diciamo, ormai era, ora mi mandavano gli appunti, era da ottobre, l'ultima cosa che era successa, però un uomo aveva accoltellato due donne presso la stazione di Marsiglia. Erano un po' scemate queste cose, allora che risuccedano riattiva, poi sotto Natale riattiva tutto. Eh sì, purtroppo questo fatto ci riprecipita dentro una dimensione di paura che finora abbiamo imparato a declinare in questi ultimi tempi, per fortuna, in assenza di episodi di terrorismo così gravi, nei termini dell'insicurezza sociale, la paura per il proprio reddito, la difesa del proprio posto di lavoro. In realtà il problema della paura che ci portiamo dietro in questo scorcio di secolo è più estesa e non è finita, purtroppo. Qui ora si tratterà di capire ancora una volta se siamo in presenza di lupi solitari, come ormai sembravano essere nell'ultima stagione del terrorismo, perché l'ISIS veniva sconfitta militarmente nei luoghi in cui si è ricreata, cioè soprattutto Iraq e Siria. Nel frattempo però si riorganizzava come falangi in Occidente, perché questo è il suo terreno, e soprattutto faceva proseliti tra le persone normali che leggono internet, imparano come si fa una bomba artigianale oppure salgono su un camion. Era il disagio sociale che diventava pericolo sociale. Contro quello non c'è difesa. Mario Giordano, ti chiedo una riflessione sui fatti di Strasburgo e poi ora passeremo al dunque con le pensioni. Prego, Mario. Sì, però non è neanche ancora detto appunto di che tipo di, che sia terrorismo, è evidente neanche di che tipo di terrorismo si tratti, quindi secondo me su questo bisogna stare attenti ancora a fare qualsiasi tipo di valutazione. Certamente colpisce il doppio valore simbolico, no? Il mercatino di Natale, come avevamo già visto a Berlino, quindi un momento di festa, di intimità, di, cioè una delle cose più sacre dell'Europa, e il cuore dell'Europa che è Strasburgo. Questi due elementi simbolici inevitabilmente colpiscono. Su tutto il resto, visto che sui social stanno divampando le interpretazioni più varie, invece tenderei ad essere un po' più cauto finché non ci dicono chi è questo attentatore identificato. Durigon, il governo immagino sia comunque partecipe di questa vicenda, no? Purtroppo quando viene sferrato un attacco o di un singolo oppure di altra tipologia di matrice, comunque sia, nell'intimità di una festività del Natale in un mercatino, lascia ancora più sconvolti, perché non siamo lesi nella nostra libertà di poter gestire la nostra vita quotidiana. Quindi la sicurezza è un tema importante che purtroppo ogni tanto viene... Ora ci torniamo sicuramente. Laura, hai novità? Sì. Sì Giovanni, a proposito, appunto, giustamente si diceva che è difficile capire di che matrice si tratti quest'atto, questo gesto. Sappiamo, per quanto riguarda l'identità di chi ha sparato, che si tratta di un pregiudicato. Al momento la prefettura dice per diritto comune, quindi non sappiamo ancora per quale motivo, però questo è quanto comunica la prefettura. Poi è arrivato sul posto il ministro dell'Interno Castanè, che ha aggiornato purtroppo il bilancio dei morti, sono due. Vediamo le immagini che stiamo mandando della televisione francese. Allora, concentriamoci. Due cose importanti oggi da seguire per una trasmissione giornalistica ai fatti di Strasburgo, ma anche quello che si sta decidendo a pochi chilometri di qua. Palazzo Chigi, le nostre pensioni. Quota 100, Silvia Ciuffolini. Stefania fa la professoressa di lettere da quasi 40 anni e vorrebbe andare in pensione con quota 100, la somma dell'età dai 62 anni in su e dei contributi almeno 38 anni. Sono diventata nonna soltanto da 2 mesi e mezzo, vorrei dedicarmi alla bambina. I requisiti ce li ho, li supero anche.
Stefania farà domanda appena possibile, ma per la pensione con quota 100 dovrà aspettare, se va bene, il prossimo settembre. Ed è comunque fortunata perché ha la certezza di rientrarci. Quota 100, infatti, durerà solo 3 anni, dal 2019 al 2021. Dal 2022 arriverà una nuova misura, quota 41, che prevede un unico requisito, 41 anni di contribuzione indipendentemente dall'età. Ma non è così semplice accumularli. Pensiamo a chi è precario, chi è part-time, ai lavori stagionali, ai laureati che iniziano a lavorare magari a 29-30 anni con degli stage, o al mondo femminile che prende dei congedi, delle aspettative per maternità. Ecco, in tutti questi casi mettere insieme 41 anni di carriera potrebbe essere difficile. E per chi non ce la fa, resta sempre la legge Fornero. Il requisito che permetterebbe di andare in pensione rimane l'attuale requisito di vecchiaia, 67 anni dal 2019, che si incrementeranno seguendo l'aumento della speranza di vita. E gli effetti sull'importo della pensione? Sia nel caso di quota 100 che di quota 41, andare in pensione prima significa avere un assegno pensionistico più basso. Ora Claudio Durigon ci dirà se sono timori azzeccati. Laura, hai novità da Strasburgo? Sì, Giovanni, una novità, ecco, adesso dell'ultimo minuto, sempre sull'identità di chi ha sparato. Naturalmente dovete capire che questi sono momenti in cui le notizie si susseguono. In questo caso la fonte è un quotidiano locale che cita però fonti istituzionali, e allora sembra che l'attentatore fosse già noto per essere radicalizzato, che fosse rientrato anche, fosse già stato ferito nel corso di un'operazione, l'operazione Sentinelle, se ne ha parlato un po' di tempo fa, era quella che cercava di capire chi fossero i foreign fighters partiti dalla Francia per andare ad addestrarsi e poi eventualmente per rientrare in Francia, e pare che all'interno di questa operazione fosse rientrato anche appunto questo attentatore. Okay. Queste sono le ultime novità. E sempre interrompici mentre parliamo di quota 100. Allora, che si fa, Durigon? Allora, intanto nel video abbiamo visto un insegnante. Un insegnante anche con la legge Fornero andava in pensione a settembre, non avrebbe avuto altra finestra che quella. Insomma, come sapete benissimo, gli insegnanti fanno domanda entro il marzo e possono andare in pensione a settembre, perché così iniziano il nuovo anno scolastico. Quindi su questo per cosa loro fate? Non cambia niente. Rimane quota 100? Che paletti Assolutamente mettete? Assolutamente sì, quota 100 rimane, come ho detto poco fa. Quota 100 rimane e sarà per una platea, come sempre detto, di 350.000 persone. Noi vogliamo fortemente un cambio generazionale su questo, sul mondo del lavoro. Abbiamo messo nel pubblico anche il turnover. Quindi, Cottarelli, cosa c'è che non quadra nei loro conti? No, io vorrei soltanto dire che sarebbe utile chiarire la legislazione. Cioè, bisognerebbe avere appunto la legislazione con tutti i suoi dettagli, e ci vorrebbe poi una stima fatta dall'Inps e dalla Ragioneria con i numeri. Purtroppo si continua a parlare, c'è ancora molta incertezza. Come dicevo prima, questa incertezza non fa bene all'economia su questo aspetto, ma più in generale. Quindi io spero che arriviate presto alla definizione di che cosa Durigon volete fare esattamente. L'incertezza purtroppo è che vedo che a volte ci sono esternazioni di alcune persone o di alcune informazioni date errate. Io penso di essere stato anche presente più volte qui, ho sempre posto qual era la nostra quota 100, l'ha detto Matteo Salvini per primo, anzi siamo qui a ribadirlo, è una quota 100 che parte per la prima volta con 62-38, è normale che vogliamo far sì di applicare il nostro contratto, che è quello di portare a quota 41, e su questo stiamo lavorando. E questa è la chiave, Giannini, questa quota 41 a cui si deve arrivare? Non lo so se è questa la chiave, perché effettivamente l'incertezza è totale. Oggi il Presidente del Consiglio Conte ha detto in Parlamento: domani a Juncker non porteremo il libro dei sogni. Allora qui le ipotesi sono due: o gli portano direttamente Alice nel Paese delle Meraviglie, e cioè la manovra rimane così come l'avevano costruita, con tutte le sue velleità, una crescita superiore all'1,5%, un deficit al 2,4%, oppure gli portano un libro bianco, e cioè fanno una retromarcia. Però mi pare di capire, da quello che dice il sottosegretario, che la retromarcia non ci sarà. Quota 100 rimane intangibile. Certo, si getta il cuore oltre l'ostacolo. Tra 3 anni facciamo quota 41. Come diceva il Keynes, però, nel medio periodo saremo tutti morti. Grattiamoci. Ma no, comunque un po' più prove. Si vorrebbe capire che cosa succede adesso. Ma non è vero. Lo ribadisco, io non so più come dirlo. Noi facciamo quota 100, 62-38. Ma l'Europa non dice niente. 62-38. L'Europa, secondo me, quando capirà, quando vedrà, giustamente con Conte, che gli spiegherà la manovra in toto, credo che sarà ancora più fattibile questa cosa. I 3 anni che abbiamo messo... Cioè, vi aspettate che vi dia via libera l'Europa? Assolutamente sì.
Mi aspettiamo perché ne abbiamo la necessità. Mario Giordano, mi dici invece dal tuo punto di vista in cosa sbaglia Carlo Cottarelli quando fa i suoi conti? No, Carlo Cottarelli secondo me sbaglia una cosa, almeno una cosa non mi ha convinto, mettiamolo così, anche relativamente a quello che si diceva adesso sull'Europa. Cioè io non capisco come possa l'Europa essere così rigida domani e ancora con noi col 2-4% e così permissiva con Macron che ieri ha annunciato misure di 10 miliardi, giusto, non di investimenti ma di spesa appunto, che insomma quella del reddito di cittadinanza in confronto sono bruscolini, aumenti dei minimi salariali, bonus eccetera eccetera, portando il deficit PIL al 3,5%. Perché solo noi, Cottarelli? Avevo già domandato, non glielo domando a Giordano. Avranno il debito, avranno la burocrazia, avranno l'escargot, avranno le crepe Suzette, saranno più belli, saranno più fotogenici, Macron vede meglio che Salvini in fotografia, però sinceramente quando Dombrovski dice la manovra va valutata, bisogna valutare nel merito, ma santo cielo, la manovra italiana l'hanno mazzolata ancora prima di leggerla, ha massacrata, invece quella va valutata. Cottarelli. Mi sembra che ci sia un atteggiamento un po' strano. È possibile che come risultato della mossa fatta dalla Francia l'Europa, la Commissione europea veda in maniera più benigna la posizione italiana, questo è possibile. Quello che però non cambia è la possibile reazione dei mercati finanziari, perché io lo saprei, sono mesi che lo dico, alla fine non conta quello che l'Europa spesso è stata elastica, è sempre concesso eccetera, però alla fine quello che conta sono i mercati finanziari. Credo che nell'immediato, se l'Europa dicesse che va bene, lo spread potrebbe anche scendere, però non è nell'immediato che parlo, io parlo di quello che può succedere se l'Italia poi più avanti venisse colpita da uno shock macroeconomico. Partendo da un deficit più alto, il deficit aumenterebbe ulteriormente. Nel periodo saremo tutti morti. No, io non parlo del medio periodo, io parlo di qualcosa che può succedere. Un po' più di speranza. Sarebbe bello qualcuno che ci dicesse che dobbiamo fare più investimenti, dobbiamo fare più investimenti perché la crescita oggi è meno 0,1, quindi c'è bisogno di più investimenti. Se noi assumiamo queste due azioni e facciamo più investimenti, secondo me i mercati saranno benissimo, accetteranno benissimo quello che noi stiamo facendo. In altre condizioni sarebbe d'accordo, anch'io ho sostenuto in altre condizioni, questa ci hanno anche portato così, se non cambiamo diventa un problema. Mi lasci spiegare, anzi è il problema. Io stesso più volte al Fondo Monetario ho sostenuto che politiche keynesiane andavano bene, che occorre, nel 2008 io ho sostenuto che il deficit dei paesi avanzati doveva aumentare non dello 0,1 ma del 2% del PIL, perché era una situazione di emergenza. Il problema è che noi abbiamo un debito elevato, quando cerchiamo di aumentare il deficit lo spread va su. Questa è la realtà dei mercati. Laura Gambetti. Mi dispiace, non condivido questo momento. Allora Giovanni, ti confermo il bilancio al momento di 2 morti, 11 feriti, ti confermo anche che l'antiterrorismo francese parla ormai ufficialmente di attentato e sembra appunto che l'attentatore, che è ancora ricercato e ancora caccia all'uomo, fosse già noto alla polizia ma anche all'antiterrorismo, era schedato cioè con la lettera S che significa radicalizzato islamico, come vi dicevo prima sembra essere rientrato nell'operazione Sentinel, quella che cercava di fatto i Foreign Fighters francesi. Al momento c'è ancora caccia all'uomo, il centro di Strasburgo è completamente deserto, sono tantissime le persone chiuse nei ristoranti. Oh, ecco, Giovanni Lava dalla trattoria da Giovanni a Strasburgo, italiano, sono tutti chiusi dentro con i loro clienti, giusto Giovanni Lavia? Sì, giusto, i miei clienti stanno aspettando la polizia che li può liberare e li portare in campo sicuro. Allora, voi può raccontare cosa ha sentito, cosa avete vissuto, cosa abbiamo visto? Abbiamo sentito i spari, qualche 6 spari di pistola e poi la gente che scappava in tutti i lati e poi la gente che era da noi, che era qui in ristorante, la polizia ci ha chiamato e ci ha dato ordine di guardare la gente lì dentro il ristorante, di chiudere le luci e siamo con le luci di candela aspettando questa polizia che viene a cercare questi clienti. Siete nella zona, siete nella famosa zona dei mercatini di Natale? Sì, voi? Noi siamo nel mercato centrale di Natale, dunque a Piazza Sant'Omà, dove c'è un mercatino anche qui da noi. Dunque, cosa vede dalla finestra, dai vetri del suo locale? Tutto è deserto, non c'è nessuno, ci sono i militari, la polizia che passa con le motociclette, i militari a piedi.
ma non c'è più anima che vive, è proprio morto, tutto il centro è tutto chiuso, i taxi non possono entrare qui a Strasburgo e la gente è confinata qui da noi nel ristorante. Noi abbiamo quasi 30 persone che stanno aspettando che la polizia li venga a cercare. Vi aspettavate ancora di finire nella paura degli attentati? Ormai... Sì, ma è stato un miracolo che hanno fatto questo attentato il martedì, perché se era di venerdì o di sabato, dove c'è un milione di gente che viene qua in visita a Strasburgo, ci sarebbe stata una strage, guarda. Grazie Giovanni, noi torniamo a collegarci anche con lei. Maria Laura, intanto, la riunione fantasma c'è o non c'è? La riunione fantasma. Si tratta di un vertice, ma si dovrebbe trattare di una riunione tecnica. Al momento sappiamo che dentro Palazzo Chigi c'è il Premier Conte, dovrebbero esserci dei tecnici, non abbiamo la certezza che sia presente il Ministro Tria. Laura, prego Giovanni Zannini. Come dicevo, c'è Conte con i tecnici di che? Della televisione. Cioè, questi devono fare, domani devono presentare la manovra all'Europa. E c'è un vertice dove c'è il povero... Fatto anche ieri, Conte sa già tutto. Sorridiamo, ma qui non c'è molto da sorridere, però domani ci dobbiamo presentare con una manovra alla Commissione Europea, c'è Conte da solo, come Don Falcuccio a Palazzo Chigi, e con i tecnici. Quali tecnici? Non c'è neanche Tria, perché Tria sarebbe Tria un tecnico, ma Tria, in Israele. Di Tria si sono perse le tracce da molto tempo. Io sono un po' da italiano, lo dico, per carità, io spero nel meglio, però sono preoccupato. Sono state già fatte queste riunioni. Ma Contarelli, è usuale che si arrivi al termine ultimo in queste condizioni? È possibile, adesso non so i dettagli della cosa, però domani Conte parte per... Gli sarà stata data una ripassata sui numeri, cioè. Trovo così strano. Avevano detto loro che ci sarebbe stato un vertice, ecco, quello stasera. Sì, quindi, avevano detto che ci sarebbe stato ieri. Poi sì, però ieri non sono arrivati né Salvini né Di Maio. Sì, però noi l'abbiamo fatto, insomma, quindi... Va bene, e allora va tutto bene così. Io, Mario Giordano, è normale che succeda tutto questo o no? Ma sì, ma ne abbiamo viste talmente di tutti i colori neanche negli anni passati, per cui non è così strano che Conte sia riunito con i tecnici prima di partire. Era strano che gli è stato annunciato due volte un vertice che non c'è stato, ecco, quello sì forse può, però insomma non è che stiano succedendo cose così strane rispetto a quello che abbiamo visto negli anni passati. No, però una stranezza c'è, perché adesso al di là delle battute sui vertici mancati oppure Conte da solo, il problema è politico, perché la sensazione è che siamo partiti mostrando i muscoli all'Europa, Salvini e Di Maio in prima linea a dire me ne frego, spezzeremo le reni a Bruxelles, nulla ci farà cambiare idea dal 2,4%, non arretreremo di mezzo metro. Adesso, siccome si tratta di arretrare un po', è rimasto Conte da solo, con una manovra che non si capisce più che cosa contiene e di chi è figlio. Non è vero neanche questo. Diciamo, ma le stesse cose, Alla fine, con tutte le critiche che si possono fare, alla fine il reddito di cittadinanza e quota 100 erano due elementi che dovevano esserci e sono rimasti. Poi vedremo se funzioneranno, come saranno fatti, non li abbiamo ancora letti. Vedremo e li studieremo, Massimo. Ma domani non c'è nulla da vedere. Però non è che si sia arretrato molto di lì. Se guardi cosa è successo nulla. Nella Francia dell'europeista Macron, che successa la rivoluzione, sono scesi in piazza, mi sembra che non sia così. Sono d'accordo anche sul fatto che l'Europa adesso ha un problema in più, perché effettivamente con la Francia che per l'ennesima volta, perché non è la prima volta che la Francia sforra il deficit del 3%, lo fece insieme alla Germania nei primi anni 2000. Se ora risforasse di nuovo, questo sarebbe senz'altro un'arma negoziale importante. Carlo Calenda, Partito Democratico, già ministro dello sviluppo economico, prego, si accomodi. Buonasera. Allora, Laura Gobetti, intanto dacci altre notizie, ditemi se stanno arrivando gli altri ospiti, prego.
Sì, allora, è in corso un'operazione della polizia, conferma arriva anche sul sito della prefettura francese, sul Ministero dell'Interno, la polizia parla di un conflitto a fuoco con il ricercato. Sembra sicuro che il ricercato sia una sola persona perché è stata vista dai video della videosorveglianza, dunque sono riusciti così a raggiungere un po' anche la sua identità, a capire dove andare a cercare a chiudere il cerchio in questa caccia all'uomo. L'altra notizia che vi do è che la Farnesina ha attivato un'unità di crisi, al momento non ci sono notizie che riguardano i nostri connazionali italiani che siano in questo momento a Strasburgo. Allora, Carlo Calenda, torniamo anche alle cose nostre che vanno in parallelo. Una riunione che forse c'è con i tecnici, non c'è. Una situazione che secondo Massimo Giannini è grave, secondo Cuttarelli mi sembra di capire perlomeno curiosa. Durigon e Giordano dicono qual è il problema. Il problema, secondo me, non è il deficit, e su questo sono molto d'accordo, sentivo prima Cuttarelli, il problema sono sempre i mercati e il debito che noi dobbiamo collocare, ma soprattutto il problema è il grandissimo caos, perché qui è stato un processo per il quale le due forze che hanno vinto le elezioni sulle due misure chiave ancora non sanno cosa fare. Allora, più ancora del deficit, più ancora dei mercati, il rischio grandissimo è che noi ci andiamo ad avvitare in una situazione talmente caotica per la quale, per esempio, si piantano gli investimenti, cioè incomincia a vedersi un profilo per il quale il divario tra la nostra crescita e quella dell'Eurozona, che per carità c'è stato anche l'anno scorso, incomincia ad ampliarsi sempre di più e c'è un rischio di entrata in recessione. Allora, uno può fare quello che vuole, ma quando ha un grande debito deve confrontarsi con la responsabilità finanziaria per non fare un danno al paese grande e soprattutto deve cercare di essere chiaro. Cosa fa, come lo fa, sul reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza, non si capisce assolutamente nulla, quello che si sa è che i soldi non sembrano essere sufficienti. Durigon, è chiaro il quadro? Io non... Allora, tornando su quello che questa legge di bilancio, noi abbiamo appostato un fondo di 16 miliardi. Questo fondo di 16 miliardi riguarda le due principali azioni che sono reddito di cittadinanza e la riforma Fornero. La riforma pensionisti. Ci sono le risorse stanziate, è già passato alla Camera, è già stato votato, su quel fondo verranno fatti i due decreti o l'emendamento finale in caso forse della nostra riforma pensionistica in Senato. Ma vi garantisco che nei giorni passati si è parlato per come dare una risposta a Juncker, l'abbiamo fatto anche ieri, ero presente anch'io in questa riunione, sono uscite anche agenzie, dove diremmo quello che noi pensiamo e dove vogliamo andare. Sì, ma non tornano i numeri, scusate. Ma perché non tornano i numeri? Moltiplicazione. Pensione di cittadinanza. Sono 3 milioni e 2 le persone Bruno che percepiscono Vespa, prego, 500 Bruno. Euro. Allora, benvenuto. Facciamo prego. Prego. Allora, diceva Calenda, ti faccio i conti, prego. Allora, sono 3 milioni e 2 le persone che percepiscono 500 euro di pensione minima. È stato promesso che vengono aumentate a 780 euro. Fa una roba che è parente a 9 miliardi e questo dovrebbe essere ricompreso nei 9 del reddito di cittadinanza che andrebbe a zero. Reddito allora. Di cittadinanza, scusi, allora. La copertura da programma elettorale dei 5 Stelle erano 15 miliardi di euro. Il totale di questa roba fa 24 miliardi di euro per come è stato presentato alle elezioni. Scusi, i numeri non sono né di destra né di sinistra. No, ma adesso oggi mi dite, ci sono 9 miliardi e coprono tutto. Ci leviamo i soldi dei centri per l'impiego, sono 7 miliardi e copriamo tutto. Mancano 19 miliardi. Qualcosa che non va. Qualcosa di due ricordo. Mi chiede la mia Laura Gubetti e vorrei sentire... Mi perdoni, intanto noi dobbiamo alternare. Vorrei sentire il parere anche di Bruno Vespa su quanto succede a Strasburgo. Laura, prego. Allora, ti confermo che l'identikit dell'assalitore è noto, ormai sappiamo che è un radicalizzato, segnato nel fascicolo con la lettera S, quella appunto dei radicalizzati islamici. Sappiamo che il Ministero dell'Interno parla ufficialmente di un'operazione antiterrorismo in corso in questo momento nel quartiere di Neudorf, siamo a est della città di Strasburgo, si parla di un conflitto a fuoco e fonti della polizia dicono anche che l'attentatore potrebbe essere stato ferito. L'altra cosa che sappiamo che era un pregiudicato noto però per reati comuni e vi ricordo che il bilancio al momento parla di 2 morti e 11 feriti, mentre media locali danno questo bilancio anche in crescita, però al momento la fonte ufficiale dice questo. Allora, le serate in diretta sono così, Bruno, tu venivi a parlare della rivoluzione promessa da Lega e 5 Stelle, ma che è il titolo del tuo bestseller. Ma porta ad aprire con questa cosa, ovviamente, di Strasburgo. Quindi... Assolutamente, allora dici prima, di Strasburgo... Prima di Matteo Renzi, perché stasera abbiamo una serata perché stasera hai sia quello che Matteo Renzi. Allora,
è una cosa importante questa di Strasburgo perché ci riporta alla mente a momenti importanti o lo è di per sé? No, lo dobbiamo abituarci. Purtroppo dobbiamo abituarci. Una persona, se sarà una persona radicalizzata e ci sta, che spara in un mercato, purtroppo, lo dico con molta sofferenza e quasi incredulità, diventa routine. Purtroppo dobbiamo abituarci. L'importante è essere preparati nella sicurezza, ma nessuno può impedire che ci sia una persona con una pistola o un coltello che vada a sparare. Questo purtroppo fa parte ormai di quest'altro mondo. Il modo di vivere che ci hanno detto, ci dicevano il modello israeliano. Ha fatto bene Tajani a dare il segnale, non si sospende niente, fuori la polizia, ha bloccato tutto, eccetera, ma il lavoro del Parlamento non si sospende. Perché il Presidente del Parlamento, ricordiamo, è l'italiano del Parlamento, e quindi la democrazia deve andare avanti. Allora, vi chiedo questo equilibrismo. Poverello, deve rispondere tu. No, io volevo solo dire una cosa che mette assieme quello che ha appena detto Bruno con il discorso che stiamo facendo adesso sull'Europa. Perché abbiamo sentito per l'ennesima volta un altro terrorista che già la polizia conosceva, radicalizzato, attenzionato. Ma che fai? Allora, è un film... No, scusa Bruno, voglio dire questo. È un film già visto infinite volte in tutti gli attentati precedenti. L'Europa, che è così attenta, questo bisogna dirlo, all'austerity, ai numerini, al deficit, sul fronte dell'antiterrorismo internazionale non è riuscita ancora a battere un colpo. Allora ci vorrebbe che su queste questioni ci fosse la stessa attenzione, perché forse sono persino più importanti. Peccato però che chi non vuole fare l'antiterrorismo internazionale sono gli Stati membri. Perché nessuno vuole delegare, e quindi il problema non è nella Commissione Europea che l'ha proposto, sono gli Stati membri che gli dicono. Attenzione, si riesce a tenere tutto insieme se solo mi seguite. Il problema di sovranità, ok? L'abbiamo individuato nel tema del terrorismo, lo stiamo individuando nel tema dell'economia. È un tema successivo, perché Calenda dice: voi avete promesso cose per 15 miliardi, adesso dite che rispettate le promesse spendendone 7, ma ci dite dove sono finiti quegli 8. La situazione, insomma, va vista per quello che, come l'abbiamo strutturata. Quando si parla di pensioni di cittadinanza, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, comunque sia si parla di soggetti che sono in situazioni di povertà assicurata e sono sotto la soglia dei 9.000 euro di ISE. Queste persone sono molto inferiori a quel numero che purtroppo fa contato. Ma quanti sono? Io se c'è relazione tecnica non l'ho con me, sinceramente. Te lo dico io, voi la stimate da 500.000 a 1 milione. No, non è vero, sono molto di meno. Vabbè, sono molto di meno. E leggi la relazione tecnica? La relazione tecnica lei non la può avere, è stata inviata in ragioneria e la ragioneria ce l'ha. Detto questo, sono molto di meno di quello che dice quel Calenda, e quindi questo copre, e parliamo di un contributo in più. Scusa, ma l'ha mandata la relazione tecnica della ragioneria? Ci vuoi dire quanti sono? Perché sta mezz'ora che stiamo discutendo tutta roba. State sulla pensione di cittadinanza, da parlandone da 6 mesi. I soggetti che prenderanno il contributo per la pensione di cittadinanza sono soggetti che hanno sotto la soglia dei 9.000 euro di reddito per la povertà. Quanti sono? Stanno in Ministero del Lavoro. Sono i soggetti che stanno lì. Non vorrei che mai... Cottarelli, Vespa, Giordano. Cottarelli. Parlando di incertezza, lei ha detto sono 16 miliardi stanziati per le due priorità principali. Lei ci può confermare che rimarranno 16 miliardi? Allora, io posso dire che nella manovra delle pensioni che abbiamo messo in campo noi abbiamo sicuramente un risparmio molto forte il primo anno, perché abbiamo dei paletti che portano, insomma, le persone... Saranno meno di 16 miliardi? Secondo me sì. Però questo dicevo, c'è incertezza, non è una cosa da poco. Penso che non sia il luogo ideale dove io posso esprimere una relazione tecnica. Perché sennò sembra davvero inverosimile. Io posso dire che le pensioni sono circa 2 miliardi in meno il primo anno. È normale che poi quando la manovra andrà nel suo compimento,
nell'aula o nel decreto che noi faremo, avrete tutte le relazioni tecniche, esatto, che, avete, che voi avete. Allora, sappiate che non faremo torti a nessuno. Allora, quindi, quello che abbiamo promesso e cominciamo a fare. Specialmente sulle pensioni, abbiamo promesso... No, perdoni, giusto rispondere. Abbiamo promesso di smantellare la riforma Fornero, che purtroppo altri non hanno fatto. Lo stiamo facendo. Abbiamo detto che è per 3 anni. Andremo a svuotare quello che è il bacino di questa legge Fornero che Cuzia ha creato, e andremo in qualche modo a fare quota 41, quello che abbiamo scritto sul contratto. Allora, ora ne parliamo. Ci stiamo riuscendo. Allora, ciò che gli altri Bruno non hanno fatto. Mario Giordano, Bruno Vespa ne ha visti di governi. Questo ha un elemento di rottura che tu nel tuo libro dici la rivoluzione. Allora, è questa la rivoluzione? Numeri che non tornano, come dice Calenda, o un'intenzione forte, come dice Durigon, io, che i numeri batte, che non tornano ne ho visti in tanti governi. Okay. Ho visto una Fornero, perdona. Loro si trovano in condizione di difficoltà, hanno amplificato quello che è successo durante il compromesso storico, quando Democrazia Cristiana e il Partito Comunista insieme al governo dovettero fare 2 finanziarie. Loro hanno enfatizzato, perché le promesse sono più grosse di quelle che fecero i democristiani e i comunisti, quindi si trovano a dover fare 2 finanziarie avendo forse soldi per una, e quindi queste finanziarie si vanno fatalmente asciugando. Questo è il punto. Adesso lui stasera non è che possa dirci, anche perché queste sono le ore in cui sta decidendo, francamente non si sa chi, però, perché a Palazzo Chigi c'è Conte, Salvini sta in Israele, Di Maio non lo so, ora lo vediamo. Vabbè, sono qualche tanto, cioè, allora, Conte si è ripresa in qualche modo il ruolo, mi pare, in questi ultimi giorni, sì, e quindi sarà lui ad assumersi la responsabilità di andare alla Juncker. Certo, una tocca telefonata a Mario Giordano, Laura, novità da Strasburgo. Prima di Mario Giordano, Laura, breve. Ancora sull'identikit del killer, 29 anni, nato a Strasburgo, il ministro dell'interno francese Castanella ha definito un delinquente comune. E vi posso dire che il mercato di Strasburgo, i mercatini di Natale, che sono un evento che attira tantissimi visitatori, fino a 2 milioni l'anno, non è la prima volta che è stato oggetto di attenzione. Già nel 2016 è stato sventato un attentato e il sindaco ha deciso di mantenere questo evento proprio come simbolo di resistenza nei confronti del terrorismo. Mario Giordano voleva intervenire su Carlo Calenda, l'avevo bloccato, prego. No, trovo surreale però che si accusi, dopo che si è accusato la manovra si spende troppo, adesso si accusi che spende troppo poco. Cioè, l'accusa è che il governo, la maggioranza è ragionevole. Giordano, siccome ha fatto una cosa, sta facendo una cosa che, guarda caso, vanno nella direzione delle... di quello che avevano promesso i due partiti, ha ragione Bruno Vespa, si tratta di due forze, l'abbiamo detto mille volte, di due programmi, però vanno in quella direzione lì, cioè quello che è stato detto agli elettori. Capisco che Calenda con le elezioni abbia un rapporto difficile, non essendo mai stato eletto, però ci sono gli elettori, ma in quella direzione lo fanno in modo ragionevole e cercano di farlo in modo ragionevole. Ah no, devono spendere di più. Mi sembra che ci sia una tendenza a sperare che salti tutto. Cioè, non c'è mai stato un tifo così contro l'Italia nella speranza che salti tutto. Calenda, questo è un tema che torna spesso. Stai con l'Italia o stai contro l'Italia? Calenda. Andrei in ordine. Io non penso che debbano spendere questi soldi. Io sto chiedendo se sanno di che platea stanno parlando, e non è la relazione tecnica. Cioè, la promessa era in origine 3.200.000 persone, 5 milioni di persone, pensioni di cittadinanza e reddito di cittadinanza. A oggi di questo non si conosce il numero. Allora io vorrei capire, no, se a te elezioni, fammi finire, non c'è ancora il provvedimento. Posso finire la manovra è stata approvata alla Camera. Cosa stai dicendo? La domanda è no, ragazzi, aspettate, abbassiamo tutto lo studio. Vi dico come funziona qua. Parla uno, poi parla l'altro, poi parla l'altro, poi torna a parlare uno. Tocca a Calenda, prego. La domanda è: sembra normale che dopo 6 mesi di governo non si sappia non la relazione tecnica, ma la platea a cui si rivolgono i due principali provvedimenti promessi da questo governo? Mi sembra una cosa che, scusi, elezioni o non elezioni, sono il primo a dichiarare che in termini di elezioni sono il più incapace dell'universo, ma le moltiplicazioni rispetto alle promesse elettorali sono una cosa che si deve fare.
nessuno tifa qui contro l'Italia, ognuno ha la sua ricetta per ritenere come l'Italia può andare meglio, come l'Italia può andare peggio. E questa si chiama opposizione, Giordano, è il lavoro dell'opposizione. Cottarelli, Durigomba e Spaggiannini, prego. Io dico soltanto, io mi rendo conto che lei non può chiarire adesso tutti i numeri. Io no, dico, però mi sta confermando che non c'è ancora certezza sui numeri, è vero che sono sei mesi che cerchiamo di capire quale sarà il deficit per il prossimo anno. Spero soltanto per il bene dell'Italia che sia chiarito al più presto, perché come ho detto, questa incertezza non fa bene a nessuno, quindi cerchiamo di arrivare alla conclusione anche con la discussione dell'Europa, con l'Europa. Giannini su Durigon. Ma allora, rimettiamo in fila i fatti, perché sennò perdiamo di vista il tema di cui stiamo parlando. È vero che in passato ne abbiamo viste di tutti i colori, manovre che nascevano in un modo, finivano in un altro, però questa volta l'anomalia, e questo determina incertezza, e questo contribuisce a far pesare sulle spalle degli italiani un costo che deriva dai mercati e non dalla Commissione europea, è la confusione totale. Non si è mai visto, onestamente, adesso io non tifo contro l'Italia, io spero solo che noi ne usciamo meravigliosamente bene domani nell'incontro con Juncker, però non si è mai visto che una manovra viene presentata alla Camera, viene approvata dalla Camera, in assenza dei due capisaldi fondamentali di questa manovra, che sono reddito di cittadinanza e riforma della riforma delle pensioni. Quei due provvedimenti non ci sono. Perché la manovra abbiamo messo soldi e poi facciamo una norma. Vabbè, però, possiamo dire che è un'anomalia che un ramo del Parlamento approva una manovra dalla quale mancano i due capisaldi. Ora andrà al Senato e la manovra quindi cambierà radicalmente. Questo è un fatto strano. È il momento, la parola alla difesa. Però che uno vuole capire, anche perché non è che siamo noi che dobbiamo capire, ma sono quei signori che spingendo un tasto vendono i BTP e fanno aumentare lo spread. Allora, questo è un problema per il paese. Però voglio, non è un problema per noi, per me o per lei. Voglio fare l'ascoltatore certo, di questa... che parla romano è stupendo. No, bellissimo. Sarei un leghista acquisito, Voglio fare questo ascoltatore di questa incertezza. Voglio leggere le carte. Le carte ci dicono... Allora, sono stati stanziati 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e per la riforma pensionistica. Bene. Che cosa dite voi? Ma non sappiamo quanti milioni sono, se sono questo, se sono quello. Sono stati stanziati soldi che andranno ai cittadini. Questo è sicuro, la prima cosa. Dopodiché, questo è importante. Sono perché dei cittadini, però. Vanno ai cittadini, ma certo. Sono già dei cittadini. Ma certo. E ci devono andare sì. Bene, però. No, ma ci andranno bene, secondo me non sempre quelli sono, una parte secondo le nostre, ma secondo le vostre. Perché le vostre purtroppo non hanno fatto tanto bene all'Italia. Noi siamo il male assoluto. Quindi ecco, insomma, come voi però sta cos'è Durigon che è sottile la... La cosa di Calenda è sottile, perché lui dice sono i cittadini, perché li prendete in prestito. Sì, lo so, li prendiamo in prestito perché giustamente abbiamo avuto altri governi che ci hanno portato a questo purtroppo momento di enfasi totale che noi abbiamo. Detto questo, ripeto, la platea... Ascoltate, Laura Gobetti, prego. Sì, un aggiornamento su quanto sta accadendo a Strasburgo, in particolare il quartiere di Nefò, che è il quartiere dove è asserragliato il killer, l'autore della sparatoria del mercatino di Natale di Strasburgo. È asserragliato in questo momento all'interno di un edificio circondato dalla polizia, dalle forze antiterrorismo, ci sono anche elicotteri che sorvolano la zona, dunque si sta chiudendo il cerchio attorno a questa persona. Ve lo ricordo, 29enne, nato a Strasburgo, noto per reati comuni ma anche per essere radicalizzato. Bruno, tu con il tuo fiuto, ora ritorniamo a Durigon che deve rispondere, col tuo fiuto anche da cronista, è una vicenda diciamo che ci riporta al buio del terrorismo, una vicenda come quelle che sono state anche a Marsiglia degli episodi di lupi solitari. Quanto poco che sappiamo sembrerebbe un episodio, sembrerebbe un lupo solitario, come si diceva una volta, cioè una persona appunto radicalizzata che ha fatto quello che fa uno radicalizzato. Devo dire, e tocco ferro, che in Italia negli ultimi anni tanti di questi sono stati presi, sono stati arrestati o sono stati cacciati. Sempre tutti convenuto questo. Che bisogna i anche dire hanno... che la Francia e il Belgio sono le nazioni meno disposte a collaborare. Tante difficoltà si sono trovate perché loro non ci davano i dati. Noi siamo disposti a collaborare con tutti, gli altri un po' così. E come si diceva, come diceva Massimo prima, su questa cosa o collabori o sei morto veramente. O siamo europei in tutto o non appunto, sono sui conti. Durigon, allora, prego, su Calenda. Dopodiché, siccome si chiedono i numeri in qualche modo, io ribadisco, l'ho detto non so quante volte, la platea che andrà in qualche modo, avrà la possibilità
e l'opzione di andare in pensione sono circa 350.000. La nostra azione è 62-38, tre mesi con finestra di tre mesi per il privato e sei mesi per il pubblico, per dare spazio all'INPS in primo caso e al pubblico di applicare un turnover. Questo applicheremo per tre anni, un turno, no? Più, cioè io l'ho detto in tutti i modi, però sai che voi volete per forza avere la manovra di dentro. Calenda. Non so più come dirvelo. Calenda però. E poi Cottarelli. Sulla pensione il numero l'ha detto, è 350.000. Lo sto facendo noi, quindi... Scusate, su quota 100 io non ti ho chiesto niente perché il numero è chiarissimo. Ho fatto una domanda sulle pensioni di cittadinanza e reddito di cittadinanza. Ma le pensioni di cittadinanza la sta facendo un'altra fazione politica che giustamente ha le sue tesorie. Io pensavo di parlare col governo italiano. Dopo ti dico, no, parli col governo italiano. E allora se parlo col governo italiano ti dico, ti ribadisco che la platea che va a colpire queste pensioni sono le platee che sono al di sotto dei 9.000 euro di RISE. Avete fatto un conto? Perché questi dati ci sono. E ormai siamo... Basta Marrello. Bruno Vespa, e questo l'elemento centrale di questa alleanza un po' è uscito fuori, no? Dice io ti rispondo del mio, poi a quello stanno pensando altri. È una rivoluzione che parte su due gambe che però tendono a divaricarsi piano piano. Ma, infatti io la chiamo una rivoluzione ferita, perché dopo la famosa scena di Porta a Porta il 17 ottobre... La manina. Esattamente la manina, e poi c'è stata la cena di cui parlo nel libro, la cena segreta di riappacificazione tra Salvini e Di Maio, che non sono sentiti al telefono per tre giorni, però resta questa divergenza, cioè tu non estorcerai mai a Di Maio una parola contro Salvini, a Salvini una parola contro Di Maio. Di fatto però sono due partiti diversi, con due programmi diversi, con due elettorati diversi, e quando i soldi sono pochi... e con due liste della spesa diverse, ma un'unica cassa, Cottarelli. Cottarelli, Giordano, Giannini. No, questo è proprio il problema, che questa legge di bilancio è la somma di due esigenze, ma se ne parlava mesi fa, ne abbiamo sempre parlato anche quando sono venuto qui in altre occasioni, come si risolveva questo problema? Aumentando il deficit, cioè aumentando le spese dell'uno e le spese dell'altro. Adesso bisognerà vedere come si fa a stare dentro nel 2-1, 2-2, 2 che verrà deciso insieme, verrà concordato insieme all'Unione Europea. Però che ci sia incertezza, questo non c'è dubbio. Durante il compromesso storico non c'era non c'era l'euro, non c'era la minaccia dello spread. Per cui con la scusa del terrorismo, Cirino Pomicino ci insegna oggi ancora che si spendeva. Adesso non si può spendere più. Sì, sì. Adesso si pagano i punti di quelli di prima e stanno iniziando. Giordano, Giannini. Sì, ma è chiaro, l'abbiamo detto tante volte e si verifica sempre di più che sono due forze diverse. Sono due forze diverse che stanno insieme e fra l'altro le differenze aumentano. Solo oggi ci sono stati almeno due motivi di tensione, no? Quello sui fondi della Lega con l'intervento dei due capigruppo dei 5 Stelle e la risposta di Salvini, e quello sugli Hezbollah terroristi con l'intervento del Ministro della Difesa. Quindi sono quotidiane, quasi ora in ora i motivi di difesa. Però c'è anche un elemento di forza di questo governo, che continua al momento a non esserci nessuna alternativa possibile, e questa è la cosa che al momento gli dà forza. E sai, Giannini, anche cosa c'è questo per te, Calenda? C'è che c'è sempre un nemico pronto, no? Beppe Grillo, che ora vediamo, ha rilanciato il nemico storico, i giornalisti. Beppe Grillo su Giannini. C'è. Maio ce la fa a reggere le difficoltà? Qualsiasi risposta. Con Salvini questa alleanza può durare? Qualsiasi risposta. Grillo, la verità, ma nostalgia di Di Battista? Perché parlate di verità voi? Dai, su. La nostalgia di Di Battista vuole che torni? State parlando di surrealismo. Veramente aspettate Godot. Mi hanno insegnato come educazione non parlare con gli estranei. Siamo giornalisti, non estranei. Andiamo giù. Cosa pensa di Salvini? Non siete giornalisti. Siamo giornalisti. Siete estranei. Che ne pensa di Salvini? Ci dica cosa pensa di Salvini. Quando dico qualche parola la prendete e poi fate dei titoloni. Siete dentro, siete malvagi. Io non riesco a dire una frase, spiegare la TAV, il mondo, la globalizzazione. Io ho bisogno dei miei tempi. Della stampa io non mi fido, non mi stivo della televisione, non mi fido dei tre giornali che fanno opinione pubblica. Non è più questione di destra, sinistra, centro, movimento, non movimento. Bisogna sedersi lì con gli ingegneri, gli architetti, i filosofi, gli artisti, mettersi lì e contaminarsi di idee. Perché il mondo sta andando avanti a una velocità pazzesca. E noi stiamo a parlare di cazzate. E le vostre domande sono cazzate. E io non rispondo più alle vostre domande. Sono stufo di sentirmi parlare. Cosa ha detto
detto di no e Salvini cosa ha detto, Salvini cosa non ha detto. Finiamo, siete infantili, infantili. Grazie. Un attimo in studio. Torinese, le è arrivato un messaggetto con notizie importanti? Facciamo il 2-6. Perché abbiamo bisogno di superare la mancanza del precedente governo e quindi di fare investimenti, 2,6. Lo sa che magari la stanno riprendendo. Scherzo. No, perché uno sa, uno lo scherzo lo riconosce con voi, non è mai non detto, la prima volta. Beppe Grillo non riesce a farmi arrabbiare perché è troppo. Io una volta, lui venne prima delle elezioni europee. Del 2000 mi mandavano dall'attenti che sale lo spread, sì, l'abbiamo detto. Che c'è appunto, beh, questa è certo, l'avesse detta di mattina allora, già. Allora Beppe Grillo venne a Porta a Porta, memorabile nella campagna elettorale del 14, sì. Dopodiché mi disse: senti, io le interviste non le posso fare perché nelle interviste tu mi fai le domande, e dico beh, no, perché se tu mi fai le domande io non posso esprimere i miei ragionamenti. E adesso l'ha confermato, capito? Quindi Giannini e Calenda. Giannini era, diciamo, dall'altra parte c'è stato Renzi, che pure non era dolcissimo, no? No, non era dolcissimo, per carità. Beh, però le domande gliele potevi fare. Esattamente, stavo per dire proprio questo. Le domande sono il sale del nostro mestiere. Se uno non può fare le domande e si sente dire da Grillo che le domande che gli fanno sono solo cazzate, vabbè, è un comico, io lo prendo per un comico, francamente. Questo atteggiamento mi dà fastidio. Se fossi un giornalista al seguito di Beppe Grillo, di fronte a quella sua reazione, mi metterei il taccuino in tasca e il registratore e me ne tornerei via e lo lascerei da solo, perché poi lui ha bisogno dei giornalisti che gli fanno il codazzo intorno. No? Sulla natura di questa maggioranza, ma prima Laura Gubetti, prego, un'altra battuta. Sì, allora per ricordare, Giovanni, che comunque a Strasburgo è ancora blindato il centro, mentre l'attentatore, lo ricordiamo, è asserragliato in un edificio. Il centro invece è ancora bloccato, nessuno può muoversi. Sono tanti gli italiani, tanti anche europarlamentari, che sono bloccati in Parlamento, ma anche nei ristoranti, come ad esempio l'europarlamentare Bonafè. La Farnesina però fa sapere che ha attivato un'unità di crisi e che al momento non ci sono notizie di italiani feriti. Carlo C'è comunque Calenda. Un'unità di crisi. La natura di questa maggioranza. Allora, guarda, ho un po' di pudore a parlare della conflittualità della maggioranza venendo dal PD, che diciamo è più conflittuale della maggioranza. Certo. Però detto questo, e quindi non voglio dare un parere su questo, io quello che temo moltissimo è il caos, perché penso che il prossimo anno sarà un anno durissimo. Credo, le previsioni dicono che per tutto il mondo inizia nel secondo periodo una potenziale recessione. Noi rischiamo di anticiparla e rischiamo di trovarci disarmati e con i fianchi esposti, non per colpa loro, solo per quello che fanno loro, ma perché abbiamo un grande debito, siamo la frontiera geopolitica dell'Europa. Allora, in tutto questo, io credo che la cosa fondamentale è cercare di tenere in sicurezza il Paese. E non si tiene in sicurezza il Paese se si fa questo balletto quotidiano, questo vado avanti, vado indietro, faccio questo, poi non lo faccio, spezzeremo appunto le reni allo spread, lo spread me lo mangio a colazione, poi torno indietro. Tutto questo non è da grande paese. Ecco, io di questo ho molta paura. Carlo Cottarelli, lei ha sempre detto il punto non è tanto come stanno messi i nostri conti, ma quello che succede fuori dall'Italia. Sì, ho sempre detto che questa legge di bilancio, secondo me, non migliora le cose, però non è neanche una catastrofe da causare uno spread che va a 500-600. Il problema sorgerà quando l'Europa rallenta o va in recessione e noi andiamo in recessione, perché noi una recessione purtroppo non la reggiamo. Un paese in condizioni robuste, una recessione dell'1% la regge. Noi, se andiamo in recessione dell'1%, per causa non nostra magari, ma per cause esterne, causa un aumento del rapporto tra debito pubblico e PIL. E qua le crisi, tipo quella del 2011, avvengono quando il debito è alto e crescente. Di questo ho paura. Speriamo che non ci sia, che l'Europa vada avanti a crescere, che il mondo vada avanti a crescere. È un'analisi sulla quale è difficile, no? Non. Allora, io dico, intanto, quando si parla di incertezza, non ho mai sentito, perdonatemi, Salvini o Di Maio o Conte dire non facciamo questa azione o faremo quest'altra cosa. Le due azioni sono sempre state da tutti, dai premier, dai vice premier, che si fanno e che si devono fare. Quindi questa incertezza per noi non c'è. Non c'è. Detto questo, come non c'è? Così, però, perdona, perché non ho mai sentito nessuno che dice questo.
Dopodiché sono più i giornali oppure altre informazioni che dicono questa. No, anche lei con i giornali. No, io purtroppo lo dico perché sono questo. Dategli un fiato che abbiamo una pausa pubblicitaria, ma poi ricominciamo. Il momento che potremmo incontrare nell'anno futuro, che sicuramente sarà contingentato anche da fattori esterni, si deve affrontare con investimenti. Con investimenti. Allora, Bruno Vespa tornerà e noi qua abbiamo la pubblicità Porta a Porta, Strasburgo e Matteo Renzi, immagino. Strasburgo, Matteo Renzi. E complimenti per Rivoluzione. Piccola pausa, riprendiamo. Grazie. Non so se hai saputo, siamo nel mirino del governo. Aia. Hanno deciso di fare un'analisi costi-benefici anche su di martedì. e quindi io ho paura. Scusa, ormai la fanno su tutto. Mia moglie mi ha lasciato e gli ho detto, ma perché mi lasci? E lei, ho fatto un'analisi costi-benefici e non mi conviene, mi costi più della TAV, mi ha detto. E quindi... Ma iniziamo con la maglietta che ho indosso, Garibaldi obbedì, ma ce l'ha mandato una certa Anita. Garibaldi obbedì, ma non gli avevano mica chiesto di guardare di martedì. Ma partiamo con le magliette relative ad uno dei nostri ospiti fissi, l'Alessandro Magno del giornalismo, eccolo qua. Lo so che è una questione di gusti, ma non si potrebbe truccare meglio Sallusti? E per le prime 10.000 telefonate che arriveranno in omaggio il biglietto per vedere al cinema il nuovo film della politica italiana, te lo faccio vedere, al deputato novello piace solo fare quello, il film erotico girato alla camera. Io ho i due parlamentari che hanno beccato a fare sesso, io direi ma magari la prossima volta non prendetevi la camera, ma solo una camera. Sì, è ecco. Questione d'articolo. Giovanni, ma hai visto come cambiano i tempi? Hai visto come 10 anni fa si faceva sesso e poi si diventava parlamentari? Ora succede il contrario. Il progresso. Ma passiamo alle magliette sulla notizia del giorno. I genitori non parlano d'altro. Il ministro dell'istruzione Bussetti vuol diminuire i compiti per le vacanze. La lobby dei secchioni è in rivolta, ovviamente. Ma è un'altra polemica che scuote il governo. Di Maio è spiazzato. Non sapeva che esistessero i compiti per le vacanze. Vediamo la maglietta che abbiamo fatto. Sei senza compiti durante la vacanza, puoi chiedere la PlayStation di cittadinanza. E per tutti i bambini che durante le vacanze arriveranno all'ultimo livello di Candy Crush, il poster del loro nuovo idolo, il ministro Bussetti, eccolo qua. Andiamo avanti con il nostro adorato governo del cambia niente, vediamo la maglietta. Tra poco arriva l'inverno, ma più che il guardaroba cambierei il governo. E per tutti coloro attenti che comprerebbero la Panda 1000 usata dal sottosegretario Laura Castelli, in omaggio il gioco dell'anno. Te lo faccio vedere. L'Allegro Conte, il primo gioco per operare il Premier, ma lui non ha il fegato perché se l'è già mangiato da quando frequenta Salvini e Di Maio. Ecco. Ma dal Premier, a chi il Premier vorrebbe farlo veramente, vediamo la maglietta, questa è secondo me la più bella di tutte. Ho messo nella capanna Salvini, Di Maio e Toninelli, adesso ho un bue e due asinelli. E per chiunque sappia dov'è il rifugio segreto del parrucchiere di Toninelli, in omaggio al disco di Natale del governo, te lo faccio vedere, Jingle Ball, il disco con tutte le balle raccontate dai nostri governanti. C'è anche la versione remix. Ma non c'è solo il CD come gadget, ma anche l'unico vero inimitabile testo, te lo faccio vedere, sarà la follia di queste feste natalizie. L'alberello Toninello, è un vero albero di Natale. Ogni volta che Toninelli fa una gaffa,
aggiungete una palla di Natale. Noi abbiamo appena iniziato, abbiamo 3800 palle da appendere. Ecco qui, ma dopo Toninelli passiamo a lui. L'uomo che sussurrava ai bagnini. Hai sentito che Pamela Anderson, quella di Baywatch, ha criticato le politiche di Salvini, è diventata subito un'icona della sinistra italiana. Praticamente Salvini adesso è l'unico italiano contento di non incontrare Pamela Anderson. E vediamo una maglietta fatta apposta per lui. Una Pamela al giorno toglie Salvini di torno. E per tutti coloro che dimostrino di aver visto tutte le puntate di Baywatch sperando di vedere annaspare Salvini tra i flutti, in omaggio, te lo faccio vedere, il presepe Rom, dopo l'approvazione del decreto sicurezza, sono stati sgomberati tutti, sono rimaste solo due pecorelle. Ma continuiamo con il nostro influencer sovrappeso, sempre lui, il ministro più odiato dai nutrizionisti italiani. Vediamo la maglietta dedicata a Salvini. Salvini ha mangiato un tiramisù col Barolo, la vera opposizione la farà il colesterolo. E per chiunque indovini, trigliceridi, il numero di trigliceridi esatti del ministro Salvini, in omaggio, te lo faccio vedere, il nuovo Mocio Vilega. Serve per togliere il nero più resistente, te lo dico. E se prima abbiamo parlato di Pamela Anderson, adesso parliamo del Mitch Buchanan di Rignano, Renzi, l'unico bagnino che ha fatto affogare un intero partito. Non poteva mancare una maglietta anche per lui, te la faccio vedere. Chi vuole essere lieto sia, Renzi al PD vuol fare l'eutanasia. E per tutti coloro che dimostrino di aver sentito uno dire Renzi è più simpatico di Fiorello, riceveranno a casa, te la faccio vedere, la tata di Renzi. Oh. Come si chiama? Leopolda. E fino qua era facile. È un bellissimo nome. Allora, mi tolgo una curiosità. Com'è il piccolo Matteo nel privato? Uguale come il pubblico, un gran cagacazzo. Ecco, questa non la dovevo dire. Non è, allora, l'ultima curiosità. Che intenzioni ha, e ce lo dica lei, Matteo Renzi per il futuro? Realizzare il suo sogno, arrivare a Rai 1 e presentare la cosa che sa fare meglio, i pacchi. Lo sospettavamo, grazie, complimenti. No, stia qua, adesso deve dirmi anche delle altre cose, se vuoi, perché noi non ci accontentiamo. C'è spazio per tutto in queste serate. Laura Gobbetti, le ultime. Sì, allora le ultime notizie che arrivano da Strasburgo sono di un blitz che è entrato nel vivo. La polizia ha sfondato la porta dell'edificio, è entrata nell'edificio, dunque ancora più vicino all'assalitore del mercatino di Natale di Strasburgo. C'è anche un nome, lo fa Franz Van Katzer, il nome è quello di Sheriff C. Puntato. Non sappiamo ovviamente le generalità, se sono confermate o meno, ma questo è quanto ci viene riportato da Franz Van Katzer. E poi possiamo dire anche che questa mattina è stata fatta una perquisizione nell'appartamento di questo assalitore e sono state trovate delle armi, in particolar modo delle granate. Pare che ci sia in corso una seconda operazione in un altro quartiere. Non sappiamo ancora se per cercare complici o se magari si cercano altri indizi. Laura, noi sempre cercheremo di tenere in piedi le due notizie della serata, il lavoro che si sta facendo sulla manovra economica e le notizie che vengono da Strasburgo. Si parla di 4 morti, vero? Sì, i media francesi parlano di 4 morti, 11 feriti, di cui 7 gravi, mentre 4 sarebbero feriti in maniera leggera. Dunque questo è l'ultimo bilancio, non è confermato dalla prefettura, ma sono un po' tutti i media a darlo. Sempre con noi Carlo Cottarelli e Massimo Giannini, e poi diamo il benvenuto a Sergio Rizzo, vice direttore di Repubblica, in libreria L'ultimo successo, La notte in cui uscimmo dall'euro, per Feltrinelli. Maurizio Paniz, avvocato collegato, buonasera. Giorgio Ambrogioni, presidente della CIDA, Confederazione Buonasera. Dirigenti d'azienda. E Nicola Fratoianni, Sinistra Buonasera. E Libertà. Partiamo. Ora ci dobbiamo chiedere dove potremmo trovare i soldi di cui abbiamo parlato finora. E vediamo intanto dai vitalizi quanti ne escono. Maria Laura Cruciani.
Ci siamo sposati il 4 novembre del 57 e il Carlo Olmini aveva 16 anni più di me. Ursula è la vedova dell'onorevole Carlo Olmini, due volte deputato, venuto a mancare nel 1974. Da allora Ursula percepisce la reversibilità, ma dal 1 gennaio anche lei subirà un taglio. Beh, mi è venuto un colpo perché dico, ma questa è una cosa ingiusta nei miei confronti. E ho pensato, accidenti a loro. Io non ho capito bene sta storia dei privilegi e non mi sento una privilegiata. Le posso chiedere quanto percepisce di reversibilità? Qualcosa come 2.000 euro. Chiederò una sospensione limitatamente a questi casi, che sono vedove, che abbiano più di 80 anni, invalidità dall'80% in su. Felice Besostri è il legale della vedova Olmini e di un gruppo di ex parlamentari che hanno presentato ricorso contro il ricalcolo. Andava tenuta distinta questa questione delle vedove degli ex parlamentari, però è più facile prendersela con i vecchietti ex che non hanno potere piuttosto che con i parlamentari in carica che ti devono votare. Allora Panitz, lei ha raccolto 400 ricorsi di ex parlamentari. I 5 Stelle hanno già festeggiato, però i vitalizi non ci sono più. I vitalizi sono stati abrogati nel 2012. Io ho depositato 550 ricorsi alla Camera e oltre 200 al Senato. Ritengo che lo Stato di diritto debba essere rispettato attraverso questa iniziativa giudiziale. Non si possono togliere dei diritti acquisiti e soprattutto irragionevole toglierli nella misura dell'80%. Giannini, è così? No, è così. L'abbiamo detto mille volte, ormai il tema dei vitalizi ce lo porteremo avanti, credo, non lo so, per le prossime 20 legislature, se non ci diamo una mossa. Naturalmente l'avvocato Panitz fa il suo mestiere, i ricorsi sono possibili, abbiamo detto mille volte che questa misura non serve a risolvere i problemi del bilancio pubblico, però è una misura di equità, nel momento in cui si chiedono sacrifici a tutti, anche chi è stato meglio in questi anni deve fare qualche sacrificio. Ma io penso che Giannini pone una questione, l'equità, e dunque nessun problema su questo intervento, noi abbiamo votato a favore in tutte le occasioni, anche quando erano in campo proposte di legge, non interventi della conferenza dei presidenti di Montecitorio o del Senato. C'è un problema però che pongo. Questo è un paese strano, no? Si interviene sui vitalizi, anche su quelli di questa signora che abbiamo ascoltato, quindi senza nessuna gradualità. Ora si apprestano a intervenire sulle pensioni d'oro, giusto. Dicono quelle oltre 500.000 euro, tagliamole del 40%, fa circa 4.600.000 euro, perché sono 23 persone in Italia che hanno oltre 500.000 euro. Ora ne parliamo. Poi io domando, ci sono 10 persone in Italia che hanno circa 100 miliardi di euro. Possiamo chiedere a queste 10 persone il 2%, mica tanto, una cosa di equità. L'equità è una cosa seria. L'equità è una cosa seria. Anzi, Rizzo su Panitz e poi arriviamo a Cottarelli. Ha ragione Panitz, lui il diritto di far ricorso ce l'ha, ma perché no, dovrebbe cedere. Non c'è dubbio, ma infatti secondo me hanno sbagliato tutto, lì bisognava procedere in un altro modo. Ci sono i prelievi di solidarietà, no? I contributi di solidarietà. E ci sono situazioni oggettivamente scandalose. Ora, io veramente mi stringe il cuore a sentire quello che diceva quella vedova, ma voglio dire, ci sono ex parlamentari che prendono 3 vitalizi, in più la pensione è anche pagata da qua. Allora lì devi intervenire. Però si può intervenire in modo sensato, cioè salvaguardando delle situazioni che sono oggettivamente situazioni. Concordo, se si volesse intervenire in maniera giusta basterebbe aver applicato un contributo di solidarietà concordato con l'associazione degli ex parlamentari. Ci sono sicuramente delle situazioni abusive, però ci sono sicuramente degli interventi di taglio che sono palesemente immorali. Cottarelli, qual è il problema? Si è concordato, ovviamente diventa un po' più difficile trovare il concordato. No, io credo che sia stato giusto intervenire sui vitalizi. Io sono sempre stato al parere che il sistema di pensionamento dei parlamentari deve essere lo stesso per gli altri cittadini. Basta. Andiamo a vedere allora quelle pensioni d'oro di cui parlavamo con Laura Gobbetti. Quanto valgono? Un provvedimento alla Robin Hood, tagliare ai ricchi per dare ai poveri. Obiettivo, le pensioni d'oro, quelle cioè sopra i 90.000 euro. A Milano incontriamo Mino, Michele e Bruno. La loro è una vita da ricchi? Con 4.500 euro al mese in una città come Milano, lei fa una vita del tutto normale.
La questione però forse è un'altra. Queste pensioni sono o no un'ingiustizia sociale? Tagliamo le pensioni a questi pensionati non perché è un prelievo fiscale di cui abbiamo bisogno e che quindi dovremmo chiedere a tutti, ma perché non sono giustificate dai contributi che hanno versato. È una falsa notizia che sulle pensioni alte c'è una parte di pensione molto più alta non giustificata di contributi. Se a me, pensionato più abbiente, mi vuoi applicare un'aliquota marginale ulteriore perché c'è bisogno di solidarietà in un particolare momento di difficoltà, va bene. Vorrei che però questo fosse chiesto anche a tutti gli altri che hanno una situazione economica come la mia. Una questione economica, ma anche morale, per chi si vede additato come parassita della società. Io non voglio vivere più in un paese dove non vengono tenute in considerazione le responsabilità, i meriti, le competenze. Ho successo nella vita, sono diventato dirigente, ho pagato contributi e io per sulla retribuzione dei dirigenti, dov'è lo scandalo? Allora Giannini, qui abbiamo il presidente dell'associazione dei dirigenti azienda, dov'è lo scandalo se hanno delle pensioni alte? Nessuno scandalo, ovviamente siamo in un sistema in cui il contributivo deve regnare sovrano, io sono d'accordo. La pensione si prende sulla base dei contributi che si sono versati e quindi in questo senso, nella misura in cui la pensione rispecchia i versamenti contributivi, io non ho nulla da obiettare. Aggiungo però un aspetto, sgombriamo il terreno da questo concetto dei ricchi e dei poveri, perché è questo che rende queste operazioni difficilmente sostenibili, no? Perché uno che ha una pensione di 4.000 euro non si può definire ricco, è uno che sta meglio di altri e quindi sulla base di un principio costituzionale è giusto che contribuisca un po' più di un altro. Però metterla sul piano, togliamo i ricchi per dare ai poveri, questa malintesa idea del Robin Hood è sbagliata. Tra 3 anni sono ragioni. Ciascuno deve fare il suo. No, a me pare che anche qui il problema che ponevo si ripropone. Perché se andiamo su ogni singolo caso, io ho versato i contributi o non li ho versati, il contributivo di Giannini è sacro. Quanto hai versato avrai, occhio però, perché i giovani oggi in questo paese, non per colpa loro, perché hanno contratti intermittenti, perché non hanno una continuità contributiva, se vanno così non avranno mai una pensione dignitosa. Allora il problema è quanto puoi dare e quanto puoi avere. Il problema è questo. Allora c'è un problema di equità tra le generazioni. Il tema dell'equità si realizza sulla leva fiscale e non attraverso prelievi ad personam. Quei tre colleghi sono tre miei associati. Uno di questi è stato il mio capo. So che tipo di responsabilità e di rischi si è assunto in tutta la vita professionale. Questo è un punto fondamentale. Se una pensione è coperta da contributi e le nostre sono coperte da contributi versate a norma di legge, non vanno toccate. Se fa un prelievo, si fa la leva fiscale e nessun altro. Ce ne sono anche tante molto basse che non sono coperte da contributi. Per cui se si fa quel ragionamento lì, dovresti andare a intervenire anche su fasce sociali molto più basse. Io ricordo che ci sono in Italia ancora 500.000 famose baby pensioni, e allora che fai con quelle? Che tra l'altro prendono degli assegni addirittura superiori a quelli che andrebbero in pensione con la loro stessa oggi, con l'anzianità giusta. Per cui il problema è spinosissimo. Il problema vero è che bisogna salvaguardare le fasce sociali. Questo è fondamentale. È un problema di solidarietà, Cottarelli, o è contabile? Io quando ho fatto il commissario per la revisione della spesa, riagganciandomi a quello che ha detto uno dei pensionati che ha parlato, uno un sacrificio lo fa se però riguarda tante cose, cioè non essere l'unica categoria. Io come commissario sulla revisione della spesa avevo fatto proposte anche nell'area delle pensioni al di sopra di un certo livello, proprio perché appunto guardavo un insieme di spese che si Ma poteva si cercare. Ma si possono tagliare o no? O bisogna per dal forza... punto di vista legale? Dal punto di vista legale. Beh, oddio, lì ci sono diversi pareri, ci sono due sentenze della Corte Costituzionale degli anni 90, che io cito nel mio libro, quello che ho scritto un po' di anni fa, che dice che per motivi di finanza pubblica l'unica cosa che non si può fare è chiedere indietro i soldi ai pensionati per le pensioni pagate in passato. Ma per le future si può. Ambrogioni, volante, perché vi faccio vedere che, come dice Trattoianni, i soldi in giro ci sono, prego. C'è un problema di temporaneità. Non è così. La Corte ha parlato chiaro, ha parlato di temporaneità. No, queste pensioni hanno già subito due contributi di solidarietà e 8 blocchi totali e parziali di adeguamento al costo della vita. Hanno già dato, e la leva fiscale è lo strumento per intervenire. Eccessi da ricchi, Andrea Scazzola, e torniamo a parlare anche dei pensionati, Paris. Passo la mia vita tra qui,
Milano, Porto Cervo, Cortina e Miami. Siamo a casa di uno dei più ricchi d'Italia, l'imprenditore che ha fatto del culto del proprio corpo uno stile di vita, Gianluca Vacchi. Qui c'è campo da tennis, campo da calcio, c'è modo di fare fatica. Prima di cominciare mi iberno un pochino. Questa è la criosauna, adesso ve la faccio vedere. Se spingi start vedi subito cosa succede. Gli alimenti vengono conservati in freezer, ecco. A meno 165 gradi, poco enjoy, però diciamo si soffre per creare poi il momento di divertimento, di enjoy successivo, quello di benessere. Questa macchina, sfiammando come principio, è una cosa molto salutare. E quanto costa la criosauna? Costa circa 40.000 euro. Io voglio essere ricco nel conto corrente dei momenti. Lì io punto a essere veramente nella classifica di Forbes. Allora, Cottarelli Fratoianni, un'altra via è togliere i soldi ai ricchi, no? La patrimoniale. No, insomma, la redistribuzione è un principio fondamentale della nostra Costituzione, quindi insomma è chiaro che ci vuole un po' di redistribuzione. Sull'intervento sulla ricchezza, il Fondo Monetario l'ha raccomandato in passato. In situazioni di emergenza credo sarebbe necessario. Si potrebbe prospettare, lascia intendere. Tra due anni, Rizzo. Lo ha ricordato Cottarelli. Ce lo ha detto il Fondo Monetario Internazionale, cioè non un'accolita di pericolosi estremisti. È il momento di intervenire sulle grandi ricchezze, poi di farlo in modo intelligente. Perché in Italia di tasse che intervengono sul patrimonio ce ne sono tante frammentate. Pensate alla tassa sulla seconda casa, no? Che è più o meno uguale in casi diversi. Tu magari hai ereditato dai tuoi una piccola casa in un paesino sperduto del sud e del nord Italia che non vale niente commercialmente, ma che al catasto, siccome non l'abbiamo mai riformato, ti fa pagare lo stesso tasse e ci paghi. Si possono unificare tutte e intervenire sulla progressività della ricchezza. Se sei tanto ricco come quel signore, io non ce l'ho con i ricchi, e chiudo, non ce l'ho con lui, non lo voglio mica far piangere. Però se sei così tanto ricco, mentre ti fai la crioterapia, dai anche qualche soldo a chi non arriva neanche a metà del mese. Viva Dio! Allora, Panitz, lei diceva, attenti però, perché i diritti acquisiti sono acquisiti. Con Rizzo, prego. I diritti acquisiti sono certamente acquisiti, ma qui il problema è un altro. Il problema è che si mortifica quelli che hanno avuto responsabilità significative, quelli che hanno lavorato con grande impegno raggiungendo dei livelli significativi. Pensiamo ai magistrati, pensiamo ai grandi dirigenti d'azienda che hanno avuto forti responsabilità e che hanno spesso pagato per queste loro responsabilità. Pensiamo alle forze dell'ordine che a livelli elevati hanno protetto la nazione italiana. Non possiamo mortificare una classe dirigente Rizzo. Di un paese in questo modo. E soprattutto non possiamo farlo in maniera indiscriminata, perché non si tiene conto di quelli che hanno versato i contributi, di quelli che non li hanno versati, di quelli che ne hanno molti, di quelli che non ne poesia, hanno così. Di chi ha 4.500 e chi ha 4.499. Ok, no, dico che si sta diffondendo l'idea che la ricchezza sia un disvalore, mentre invece non è così. Potrà non piacere il capitalismo, ma nelle società a capitalismo democratico la ricchezza invece è sempre un valore, cioè. Il problema è che deve essere distribuita bene, non come adesso dove la forbice si sta spaventosamente allargando, perché c'è la precarietà, perché c'è l'incertezza, perché c'è il problema del lavoro, per tante ragioni, c'è anche un problema di paura che si sta diffondendo in questo paese. E c'è un problema di sprechi, gli sprechi di Stato, sprechi, no. Nicole Di Giulio. Questo è l'exit eugenico, che è un luogo dove si facevano delle sperimentazioni sulle specie animali, sui pesci. Attualmente credo che siano più di 4.000 metri quadrati. Adesso però è un luogo totalmente abbandonato. Sì, l'edificio è passato ad una società che è di proprietà del Ministero dell'Economia e aspetta una sua valorizzazione economica. Siamo a Roma, lasciando zona Tiburtina ci spostiamo in centro. A due passi dal Quirinale c'è un altro appartamento, sempre del Ministero dell'Economia, sempre vuoto. I beni inutilizzati della pubblica amministrazione sono infatti tanti, 19 milioni di metri quadri, una lunga lista di ville storiche, appartamenti e depositi dimenticati. Nonostante i proclami di una riduzione della spesa, l'amministrazione pubblica continua a pagare molto
molti soldi per affittare immobili, benché abbia a disposizione un patrimonio immobiliare rilevante ma inutilizzato. Nel 2017 le amministrazioni dello Stato hanno tirato fuori circa 830 milioni in affitti. Il Ministero dell'Economia, ad esempio, spende 1.584.000 euro l'anno per la sede in via Casilina, proprietà di un fondo immobiliare, mentre sborsa circa 500.000 per l'affitto di questi capannoni adibiti ad archivio nella zona industriale di Fiano Romano, a nord della capitale. Rizzo, e sono tanti, non gli esempi. No, ma sono tantissimi. Il problema è che noi non abbiamo mai voluto affrontare questo tema qui, cioè il tema di come si utilizza il patrimonio pubblico invece di affittare. Adesso prima vedevo... Adesso dice che lo vogliono vendere. No, no, a parte vendere 18 miliardi... È l'ennesima finta. Ho fatto il conto, 18 miliardi di dismissioni immobiliari... In un anno, io non so come fanno, ci vogliono 900 anni. Non lo perché, fanno, ogni anno. Sì, perché ogni anno, mediamente, questo lo dice il Demanio, si vendono beni pubblici per 20 milioni di euro. 18 miliardi diviso 20 milioni fanno 900. Allora, Cottarelli, quindi... ora parleremo... Ci spiegate lei e Giannini cosa sono le clausole di spesa equivalente di cui stanno parlando? Perché noi ora siamo, in ogni caso... Prego. Le clausole di spesa equivalente non le sentite. Giannini, cosa sono le spese equivalenti? Da quello che capiamo in questa gigantesca incompiuta, in questo magma indistinto della legge di bilancio... Perché stiamo cercando i soldi che ci chiede l'Europa nell'immaginario. Sì, ogni giorno se ne inventano una, dopo il Navigator, chissà che altro si inventerà. E servirà il Terminator. Perché se lo mandano avanti e poi chiudono i porti, Navigator è finito. No, però, da quello che si è capito... Da quello che si è capito... Nel momento in cui, di fronte a misure dall'esito incerto... Quota 100, reddito di cittadinanza e anche tutte le altre che compongono la manovra, andranno a verificare trimestre dopo trimestre se l'impatto sul PIL è quello che avevano previsto oppure no, allora le clausole di spesa equivalente dovrebbero essere tagli automatici di spesa, non sappiamo ancora in quale settore. Che servono a compensare il mancato gettito di quelle misure. Lì serve Terminator, non Navigator. Non conoscevo il termine, questo termine. No, io credo sia quella. Ma questa è una cosa che secondo me non avverrà mai, perché questo è un governo che dice noi vogliamo far crescere più l'economia spendendo di più. Se l'economia cresce di meno, che facciamo? Tagliano la spesa, ma non succederà mai una cosa di questo genere. E ve le ricordate quando i soldi li cercavamo nelle banche? E Gilles De Verini? Come andremo al governo riprenderete tutti i vostri risparmi. Per qualche mese abbiamo aspettato perché diamo di tempo, poi dopo però questo decreto non ha previsto per noi assolutamente niente. Se sono soldi rubati dovrebbero ridare il 100% a tutti. Per Giuseppe Angelo, obbligazionista uno, azionista l'altro, che nel crack di Banca Etruria hanno perso 20.000 euro a testa, il maltempo non è finito. A loro e agli altri risparmiatori azzerati dal fallimento delle quattro banche, più le venete, la manovra fiscale dedica due paginette. Per gli obbligazionisti non c'è nulla di nuovo, per gli azionisti solo un ristoro parziale. Quelli che ottengono una sentenza favorevole possono riavere fino al 30%. Le faccio un esempio. Un risparmiatore ha 20.000 euro di azioni. Per un motivo qualsiasi, l'arbitro gli riconosce che di questi 20.000 euro lui debba avere indietro 10.000 euro di quanto investito. In questo caso qui il rimborso del 30% è sui 10.000 euro, vale a dire è di 3.000 euro. E siccome magari devo pagare le spese legali, se sono un piccolo azionista potrei finire per rimetterci. Non solo, la manovra mette sul piatto 1,5 miliardi in 3 anni, ma i potenziali azionisti sono 300.000 e per restituirgli il 30% di miliardi ce ne vorrebbero 9. Siamo stati traditi non una volta ma diverse volte, ecco, dalla banca, dal governo. La ragione non basta averla, bisogna trovare chi te la dà. Allora, Laura Gobetti ha degli aggiornamenti. Sì, allora, innanzitutto l'identità adesso è chiara del killer, si chiama Sherif Chekat, ha 29 anni, è nato a Strasburgo e, come detto, era ricercato anche per reati comuni, tant'è vero che questa mattina c'è stato un blitz nel suo appartamento, avrebbe dovuto essere arrestato, non è stato trovato, era in fuga, sono stati trovati però delle armi, delle granate in particolare. In questo momento vi confermo anche che le operazioni da parte della polizia e dell'antiterrorismo sono due a Strasburgo.
Strasburgo, una nel quartiere di cui vi abbiamo parlato, Nedov, anche se fonti locali dicono che il blitz della polizia, vi abbiamo detto, la polizia ha sfondato la porta, non abbia portato risultati. Quindi si cerca ancora, si cerca anche da un'altra parte, in un altro quartiere, si cerca anche un complice. Un'altra notizia che vi do riguarda un nostro connazionale. Ci sarebbe un ferito italiano, sarebbe rimasto ferito durante appunto la sparatoria. La Farnesina ancora non conferma, non smentisce, sta lavorando su questo caso, su questa questione, quindi a breve avremo delle risposte anche da parte della Farnesina con cui siamo in contatto. Queste le ultime notizie che arrivano da Strasburgo, l'operazione continua, sono due anzi le operazioni in atto, e poi questo ferito italiano non sappiamo ancora le condizioni, non abbiamo ancora una conferma ufficiale ma neanche una smentita. Grazie Laura, e invece andiamo a Palazzo Chigi dove alle 11.17 pare si siano spente le luci. Maria Laura Cruciani. È proprio così, si sono spente anche le ultime luci qui a Palazzo Chigi, segno che la riunione tecnica è terminata, non sono trapelate indiscrezioni sulle modifiche alla manovra che domani verrà presentata a Bruxelles, quindi per adesso è tutto. Torniamo sui nostri due temi, Strasburgo, la manovra, dopo questa piccola pausa. Allora, a Palazzo Chigi si sono spente le luci, quindi la manovra ad ora è quella che porteranno a Bruxelles, e intanto ci sono nuove notizie da Laura Gobetti. Sì, a Strasburgo in particolare riguardano l'operazione di caccia all'uomo. Quest'uomo 29enne che si chiama Sherif Shekat, questo è il suo identikit, nato a Strasburgo, sarebbe un criminale comune ma anche un radicalizzato. Qual è il problema? Hanno fatto un blitz le forze antiterrorismo in un edificio, in una via del quartiere di Nefox, siamo a est della città di Strasburgo, convinti che l'uomo fosse lì dentro, ma pare che questo blitz sia andato a vuoto. Hanno cercato anche negli edifici vicini, ma niente, non sono riusciti a trovare nessuno. In questo momento c'è un'altra operazione in corso in un quartiere centrale di Strasburgo, si cerca l'uomo, si cerca anche un eventuale complice. Vi ricordo che questa mattina l'uomo avrebbe dovuto essere arrestato, invece le forze di polizia sono entrate nel suo appartamento e non l'hanno trovato, era già in fuga, probabilmente aveva delle armi, sono state trovate delle armi nell'appartamento, delle granate in particolare, e lui ha usato sia una pistola sia un'arma d'assalto. Il paese delle disuguaglianze, benvenuta Deborah Rosciani, Radio 24, Matrimoni e Patrimoni in libreria, benvenuta Viola Carofalo, Potere al Popolo, Roberto Speranza, deputato MDP, Enrico Zanetti, economista, Michela Ponzani, storica, Don Pietro Sigurani, benvenuto Don Pietro, rettore della Basilica del Santo Eustachio, e vi presento Silvia Sardoni, consigliera a Milano e regionale Lombardia, gruppo misto. Partiamo da una crisi che sembra non essere mai finita. Barbara Romano. Angelo da ben 17 anni fa il cameriere, bar, ristoranti, alberghi, insomma, ne ha portati in tavola di pietanze e di conti. Con le mance come funziona? Il discorso delle mance è, diciamo, un pochettino particolare. Prima, con l'aiuto delle mance, riuscivo a arrotondare e permettermi anche qualche sfizio, qualche capriccio, una vacanza. Invece adesso la gente vive una forte crisi e questo ovviamente ricade sul discorso anche delle mance. La gente non vuole più spendere. Quindi, quando va bene, va 2-3 euro. Non di più. Non di più. Pochi soldini in tasca e quindi pochi soldini da spendere. Noi lavoriamo in una struttura 5 stelle. Chi sono i più generosi? Ma gli americani, sì. Gli italiani? C'è chi apprezza comunque un servizio fatto con gentilezza e cortesia. Ma una mancia non supera 10 euro? È raro. Una mancia qui di quanto? Non scendiamo nello specifico, nel particolare. Accontentiamoci così. Con le mance come vai? Ma male, c'è poco lavoro, discesa. Quanto è calata? Sarà calata del 50% minimo. Allora, Roberto Speranza, ma la manovra mette soldi in tasca agli italiani? No, assolutamente no, intanto perché è ancora uno scatolone vuoto. Abbiamo votato alla Camera un provvedimento in cui non c'è nulla. I due grandi temi, legge di cittadinanza e Fornero, sostanzialmente non ci sono ancora, non si sa neanche qual è il deficit PIL. Quindi è evidente che è uno scatolone vuoto e io credo che faccia male a questo paese, perché non fa ripartire il lavoro. Il lavoro, Rosciani, è la questione fondamentale, no, senza lavoro non sta da nessuna parte. Buonasera a tutti, riporto l'ennesima indagine sulle tredicesime degli italiani. Questa mattina ce l'ha raccontato Confesercenti come la utilizzeranno gli italiani, pare per ripagare qualche debito, per cui soldi in tasca, probabilmente molti
non ce ne sono. Però volevo tornare sulla questione delle mance. Noi non ce l'abbiamo tanto nella cultura, l'idea di dare appunto questo contributo a chi ci serve negli esercizi pubblici. Infatti più generosi sono gli americani, perché là è obbligatorio. Perché per loro è obbligatorio. Esatto. Ponzani, e intanto già il budget per Natale è ridotto, pare, no? Beh, gli italiani sono sempre più poveri, sono impauriti, e questo servizio che abbiamo visto è un po' l'immagine di un paese che si ritrae su se stesso, che non ha più fiducia e speranza nel futuro. Sardone. Ma adesso va bene tutto, ma non comprendo come prima speranza facesse il collegamento tra le mance in generale, il paese povero, e la manovra. Dato che la manovra non è ancora entrata in vigore, non c'entra assolutamente nulla. Capisco che oramai è uso dare la colpa a Salvini e Di Maio per la qualunque, ma in questo caso... No, però non dire... Non rispondevo sulle mance, la domanda era sulla manovra. Il vizio nella domanda. Carofalo, sulla manovra. Aspettate, fate parlare, Viola Carofalo. No, tutti questi qua da soli hanno ragione, non li potevano fare, sono stati anche quelli di prima, ma loro non hanno rimediato. Don Sicurani, lei che immagina? Io dico che anche le offerte nelle bussolette sono di meno. No. Vista da Truga, Andrea Scazzola, torno da lei poi. Notte a Monte Carlo, dove gli italiani fanno festa. Vicenza Monte Carlo, come tutti gli anni, la Vicenza Monte Carlo, tante volte all'anno. Che lavoro fa nella vita? Nulla. Ah. Ci divertiamo e basta. E i soldi da dove vengono? Grande champagne, Don Perignon, Cristal, Armand Brignac, qua abbiamo una cantina fornitissima, di più, non c'è di più. Monte Carlo, always. C'è chi arriva su un'auto esclusiva e se non ha tempo e può permetterselo, si fa organizzare tutto. Può arrivare a costare anche 10.000 euro in una serata con una macchina del genere. Ci dicono, guarda, noi vogliamo organizzare una serata, però vogliamo anche il jet, l'elicottero, e noi gli organizziamo tutto quanto. Possono arrivare a 5.000, fino ad arrivare anche a 30-40.000 euro. Per un weekend. Per un weekend. Plateau Royale con degli scampi e delle ostriche tabouresche. La serata a Monte Carlo, beautiful. Non si arriva con un budget, dipende dalla serata. Lo champagne sì, questo non può mancare. La vita è bella così, deve essere vissuta. Voi che fate? Imprenditori. Ma i soldi vanno spesi? Certo che vanno spesi, devono essere spesi. Io dico sempre che chi è ricco investe e crea posti di lavoro. Chi non può investire non può creare posti di lavoro. Ma la ricchezza è una bella cosa. Ma credo di sì, dovete chiederlo ai ricchi cosa ne pensano. Ma non è più ricco. No, assolutamente no. Ciao, ciao. Allora, Zanetti, ma quando c'è questo clima, poi i soldi bisogna trovarli e si vanno a cercare con la patrimoniale in genere. La patrimoniale non è un rischio in assoluto, la patrimoniale è un'opzione politica. C'è chi ritiene che l'equità sociale si riesca a fare meglio promuovendo lo sviluppo, quindi no patrimoniali ma incentivi alla crescita, io mi iscrivo senz'altro tra questi. C'è chi però ripensa invece che andando direttamente con una patrimoniale sulla redistribuzione si possa raggiungere l'obiettivo. È comunque un'opzione seria anche questa. L'unica non seria... Basta tasse, basta tasse. Cioè penso che... I cittadini italiani dicono in coro basta tasse, ricchi o meno abbienti che essi siano. No, ho capito la sua posizione, dico in generale che la patrimoniale andrebbe a colpire sicuramente più ricchi, ma anche quelli che possono investire di più nel nostro paese e anche, diciamo, creare posti di lavoro. Allora, però, se vogliamo farli scappare, la patrimoniale è la soluzione perfetta. La patrimoniale per me è un buon provvedimento, non è questione di basta tasse, è questione di togliere i soldi a chi ce l'ha. Un buon provvedimento era il redditometro, che è stato tolto, perché se mi compro la Porsche o vado a fare il tamarro a Monte Carlo, poi zero non lo posso dichiarare. La tassa sui tamarri non è una iniziativa marcia. Fate parlare Speranza. Io credo che dentro questa crisi, che cosa è avvenuto? Che un pezzetto piccolissimo della società italiana si è arricchito da morire. E invece la stragrande maggioranza ci ha perso e i più deboli sono rimasti molto molto più indietro. Io penso che un provvedimento che chiede a chi ha vinto dentro questa crisi di dare una mano a chi non ce la fa, la sanità pubblica sta cadendo a pezzi, nei prossimi 5 anni 45.000 medici vanno ora in pensione, o mettiamo un po' di soldi oppure non ne usciamo più. Dieta in tempo di crisi, Barbara Romano. Il menù
si decide in base alle offerte che ci sono. Silvia è una mamma e per far quadrare i conti ogni giorno fa la spesa con stratagemmi salva euro. I suoi consumi sono cambiati, ora acquisti legumi al posto della carne perché a parità di proteine costano molto meno. I legumi chiaramente si prendono quelli secchi e non quelli in ammollo perché hanno un prezzo al chilo inferiore. Per non rinunciare al pesce sceglie solo quello azzurro, stessi nutrienti, prezzi inferiori e al posto degli hamburger di merluzzo già confezionati c'è il merluzzo in offerta a 12 euro al chilo, te lo sminuzzi te, me li faccio io. E costano la metà. Certo. Per quanto riguarda gli affettati, ho trovato questa soluzione, che qui ci sono sempre delle offerte sui culetti, sul finale, parte da 13,50 euro al chilo. Contro i 18-20 euro della parte centrale. Con questi piccoli accorgimenti risparmio tra il 15 e il 20%. La gente, invece del controfiletto che costa 28 euro, prende un bello sbordone o girello di spalla, 15-16 euro e ha lo stesso risultato. Secondo il rapporto IRI, altro indice di ristrettezza economica arriva dal consumo di tacchino. Le vendite sono calate dell'8,7%. L'ultimo dato, per esempio, di settembre 2018 ci dice che gli hamburger e la carne macinata rappresentano da soli il 55% di tutto il comparto carni che viene venduto nei supermercati e negli ipermercati. E questo è un indicatore di povertà. Allora, Ponzani, in 10 anni la povertà è aumentata quasi al 200%, adesso il reddito di cittadinanza. Questo è l'effetto della crisi economica che genera quelle sperequazioni che abbiamo visto in questo filmato e in quello precedente, per cui ci sono persone che possono spendere 30.000 euro a sera per un weekend e persone che devono fare i conti della serva per mangiare. Il reddito di cittadinanza è una misura di redistribuzione della ricchezza, forse la sinistra se l'ha dimenticato, ma è un principio questo che appartiene alla sinistra, cioè redistribuire la ricchezza e dare una possibilità di sussistenza a chi non ha Don Pietro, non ha nulla. Le piace l'idea? Io dico, il reddito di cittadinanza lo vedremo quando ce l'avremo in mano, perché ancora adesso stiamo parlando, riparlando, sarà così. Ma vogliamo parlare di ricchezza che quando al massimo sarà 780 euro, che non lo sarà. Siamo tutti convinti che sarà di meno e parliamo di ricchezza Rosciani. Oggi. Ma come no, si fa? Voglio intervenire sul tema del carrello della spesa, perché sicuramente la riorganizzazione che le famiglie italiane hanno fatto derivano da una condizione economica che è diventata per molte più problematica, però deriva anche da un elemento culturale che non è trascurabile, che si è manifestato molto chiaramente negli ultimi anni qui da noi. Abbiamo fatto anche delle iniziative legislative di lotta contro lo spreco alimentare, secondo me c'è un fattore educativo importante, e molti italiani stanno riorganizzando la propria dieta, quindi anche il tema alimentare da questo punto di vista sta cambiando le abitudini. Ma quello che abbiamo visto non è il cibo degli ultimi. Ve lo facciamo vedere ora. Ultimi tra gli ultimi, Andrea Scazzola. Ci sono pesci che gli italiani non mangiano, ma qualcuno li pesca e a qualcuno piacciono. Ma che si prende? Un carpe siluro. Buono a mangiare. Mangiando ti piace. Che abbiamo preso? Una carpa, 4,5 kg, 5 kg. Buone. Buone. E i siluri? Niente, appena prendi qualcosa chiami al telefonino e viene, ti lo compra, lo pesi, sì, si possono mangiare. E non c'è solo il giro di amici, questo pesce arriva al mercato che costa poco. Questa è? Quella carpa, no, silura più buona. Quanto viene? 7,50. E si vende? Sì. Chi lo compra? Bangladesh, indiano, romano. Costa così poco che se lo possono permettere tutti, proprio tutti. Buono. Buono, sì. Lo spune e pesce, per lunga italiana, siluro. Pesce siluro? Sì. È molto buono. 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 Fine. Un po', con un po' di sale, un po' di peperoncini, così si mangia chiaro. Bucurie! Grazie! Auguri! Auguri signore! Carofalo Sardone, Carofalo! Quello che dicevamo prima, una povertà enorme, ma soprattutto un divario enorme fra ricchi e poveri, che qualcuno debba essere costretto, non come scelta etica, scelta di risparmio, ma costretto a mangiare e a non poter scegliere quello che vuole mangiare, è il segno dei tempi. C'è anche chi mangiare non ne può proprio, resta il fatto che gli unici che vengono colpiti e che sono stati colpiti, penso allo sgombero di ieri dell'ex penicillina, sono proprio questi ultimi. Sardone, ci sono ultimi.
Sicuramente c'è un tema della povertà che è agli occhi, sotto gli occhi di tutti, cioè questo paese negli anni, con gli ultimi governi, si è impoverito, però bisogna capire qual è la soluzione, cioè io più che il reddito di cittadinanza vorrei dei cittadini che producano reddito, è proprio insomma il concetto per quanto mi riguarda che è esattamente l'opposto. Io se c'è da fare una misura universale di contrasto alla povertà sono d'accordo e ho sempre detto anche al Movimento 5 Stelle disponibile a ragionare davvero in Parlamento. Il problema è che qui non c'è la norma e qui stiamo discutendo in Parlamento ma non c'è la norma, non c'è il testo e non Zanetti, ci sono i soldi. Guardi se la flat tax è utile ai piccoli o ai grandi. Nicole Di Giulio. Natale ormai è vicino e quest'anno per molte partite IVA ci sarà un regalo speciale, la flat tax del governo. Ma le partite IVA non sono tutte uguali. Ci sono i professionisti o i piccoli imprenditori che vivono esclusivamente grazie al lavoro autonomo, ma c'è anche chi la partita IVA la usa per arrotondare. Pensiamo ai pensionati di importanti aziende o di enti pubblici che già ricevono un assegno cospicuo, ma che data la grande esperienza continuano a fare consulenze, o ai parlamentari che godono dell'indennità e nel frattempo magari hanno anche la partita IVA. Mario, ad esempio, ha una pensione di 100.000 euro l'anno, ancora però lavora come consulente e ne fattura altri 65.000. Oggi paga le tasse in base all'aliquota progressiva IRPEF sul totale, ovvero 64.120 euro. Domani, invece, i due redditi non verranno più cumulati, ma sulla fetta di lavoro autonomo, al netto dei costi forfettizzati, pagherà solo il 15%, la tassa piatta, 7.605 euro, e così in tutto dovrà sborsare 43.775 euro e quindi risparmierà circa 20.000 euro l'anno. Insomma, sotto l'albero, pensionati d'oro e parlamentari avranno un generoso regalo fiscale. Allora, Zanetti e poi Sardone, fateci capire, ma non era per i piccoli? Servizio sacrosanto, premio Pulitzer a chi lo ha fatto, perché evidenzia un tema che fino adesso non è stato posto all'attenzione. Prima la normativa già c'era, fino a 30.000 euro di fatturato, ma diceva anche che se avevi reddito di lavoro dipendente da pensione oltre 30.000 euro non potevi usarla, proprio perché era destinata ai piccoli. Non si è capito perché questo limite l'hanno tolto e oggi se tu sei, ad esempio, un parlamentare con partita IVA, hai 120.000 euro di reddito di lavoro dipendente da parlamentare, hai due consulenze legittime per i partiti IVA a 60.000 e su quei 60.000, anziché pagare l'aliquota 43, ti fanno pagare il 15. Sardone. È una bestialità. È chiaro che così come è stata esposta, voglio dire, è una stortura. Però l'obiettivo, secondo me, dovrebbe essere quella della flat tax per tutti, indipendentemente dal reddito, che era quello che era poi contenuto all'interno del programma elettorale del centrodestra. Per tutti e le pensioni per tutti e il reddito per tutti. Bisogna fare delle scelte. Le scelte che sono state fatte non sono per le piccole partite IVA e lo dimostra la fine del tetto. Partita IVA non vuol dire nulla in sé per sé. Lavora a partita IVA chi si ammazza di lavoro e non arriva a fine mese, lavora a partita IVA chi invece ha un guadagno molto ingente. Bisogna aiutare chi non ce la fa, non tutti. È stata anche contemplata la parte cosiddetta contro i furbetti, no? Per chi aveva la monocommittenza, da qui in avanti questa agevolazione fiscale, chiamiamola così, non la potrà applicare. Però bisognerà vedere se anche questo è un atteggiamento corretto nei confronti di queste persone, perché significa interrompere magari dei rapporti di lavori che sono stati stabili in passato e rimodulare completamente la tua vita perché non sai questa fiscalità dove va. Don Pietro, torniamo a Monte Carlo con Andrea Scazzola, che poi ne avrà da dire. Monte Carlo. Monte Carlo ha il suo fascino. Beh, questo è Natale. Natale, bling bling, da Monte Carlo. Un bel oggetto da regalare. 700 euro per tenere al fresco le bevande. Sì, a Monte Carlo anche le piccole cose sono speciali e a prezzi speciali. E qui tutto è al top. Ha una Ferrari, c'è una bellissima Alfa Romeo, una Lamborghini, fino ad arrivare ad una lussuosissima Bentley. Una concentrazione di questo genere solo nel Principato di Monaco. Quanta costerà? Beh, oltre il milione questa qua. Sono fortunati, non pagano le tasse. Vorremmo venire anche noi qua. Vero, le tasse sul reddito nel Principato non si pagano e in vetrina ci sono solo auto extra lusso. 230.000, 295.000, ma qui puoi trovare parcheggiati mezzi che costano molto, molto di più. Un elicottero privato, VIP interior, 6 posti,
è un elicottero che vola a 300 km all'ora, sedili in pelle, moquette, ti siede come essere sulla poltrona di casa a vedere un film. Le cuffie da 2000 passa euro, ci va a Parigi, ci va dappertutto. Quanto costa questo elicottero? Qua siamo sui 6 milioni di euro. E chi non vuole comprare un elicottero può sempre noleggiarlo, anche solo per il fine settimana. Weekend alla grande. Loro stanno facendo adesso un tragitto da Monte Carlo a Saint-Tropez, 500 euro, non solo andata. E se si fanno venire a prendere a casa? Si arriva anche a 2000-3000 euro. Li potete andare a prendere ovunque? In qualsiasi posto, ovviamente dove l'elicottero può atterrare. Allora, voleva dire, Don Pietro, volevo dire che io vivo in un quartiere di persone ricche, ricchissime, no? Quindi Sant'Eustachio, il Pantheon, il Parlamento, il Centro Storico di Roma. Centro Storico. Ma io mi occupo di scartati. Mi occupo di persone alle quali questi discorsi non sanno, non dicono nulla, assolutamente nulla, e non danno nessuna speranza. Chi ci pensa a loro? Ma chi ci pensa? Ponzani, c'è un problema da storica proprio, no? Ha visto addirittura Macron, l'emblema invece della forza, della politica, sì, del rinnovamento, della competenza, arriva a dire avete ragione. Eh beh, ma in un paese come l'Italia, senza entrare nel merito della Francia, dove ci sono 5 milioni di poveri e dove le persone non possono curarsi, cioè non hanno accesso al diritto alla salute, perché non hanno la possibilità di fare una visita specialistica o di fare una visita diagnostica che costa un certo tipo, ci sarà bisogno di mettere una toppa e di dare un aiuto concreto che non risolve ovviamente le cose. È un tema delicato, potrei cavarmela con una battuta e dire semplicemente che non basta andare su un balcone e dire che con un decreto si è abolita la povertà, perché non è così facile. E quindi attenzione alla propaganda pure semplice. Dopodiché io penso che contano le leggi che si fanno. Fare la flat tax, per esempio, significa creare più ineguaglianza anziché più uguaglianza. La flat tax è il contrario di quello che dice la nostra Costituzione. Non andrà di moda, ma l'articolo 53 c'è scritto progressività, termine forse Sardone, difficile. Veloce, ma perché intanto ci sono delle tasse più, a pagare a giorni, chi ha di meno paga di meno. Ma parte che è progressiva, perché più guadagni, più pagherai di tasse, ma al di là di questo, una cosa velocissima, secondo te invece... Diciamo, flat tax progressiva è una contraddizione in termini. Mi scusi. Paghi di più in termini numerici, ma non è progressiva, sì. Più guadagno, più pago? Sì o no? Sì. Ma quindi tutti la stessa percentuale. Non ci saranno più gli scaglioni. Non ci saranno più gli scaglioni, ma tra l'altro, considerando la parte dell'esenzione per i primi 1000 euro, io sinceramente la continuo a vedere progressiva. Ma posso dire una cosa sola? Secondo voi, invece, un miliardario non può pagare la stessa percentuale di uno che guadagna 1000 euro al mese, è un modo di aiutare le persone in difficoltà italiane? Perché voi avete fatto una scelta in questi anni quando governavate voi, e cioè avete scelto di spendere più di 10 miliardi per l'immigrazione. Secondo me, ma che dato che parlate oggi della povertà degli italiani, tu vuoi far pagare un miliardario la stessa aliquota che paga una persona che guadagna 1000 euro al mese? Quanto vuoi di rispondere? Cosa c'è di meglio di rispondere? Don Pietro, guardi, le vuole rispondere, guardi pure questo servizio, Emanuela Pendola, i soldi degli immigrati da tassare, poi arriviamo da lei. Io ho lavorato 15 anni in azienda agricola. Poi abbiamo aperto questo piccolo negozio, che l'abbiamo pure servizio money transfer, diciamo. Gurmuk ha un alimentare in un borgo dell'Agropontino, zona di immigrati che lavorano i campi e inviano un po' di soldi ai familiari che hanno lasciato in patria. E proprio sulle rimesse che dall'Italia raggiungono i paesi extraeuropei, il governo ora vuole applicare una tassa dell'1,5%. Chi hai in India? India, famiglia e figlia, 7 anni. Quanti soldi riesci a inviare? 350 euro. Manjit, a mesi alterni, manda in India i suoi risparmi. Su questa somma paga le commissioni, in media il 6,2%, e con il prelievo sulle rimesse pagherebbe anche 5 euro in più. Io ho iniziato sulla strada, vendevo qualcosa, poi ho lavorato al ristorante, poi ho iniziato una internet point e adesso una alimentari. Hassan è arrivato 22 anni fa dal Bangladesh. Se il prelievo diventasse legge, lui e tutti i lavoratori extracomunitari in Italia pagherebbero 62 milioni di tasse sui money transfer. Una cifra che si ottiene applicando l'aliquota dell'1,5% agli oltre 4 miliardi di euro di rimesse mandate ogni anno oltre i confini dell'Unione Europea. Particolarmente per i nipoti io mando soldi. Per studiare? Per studiare. Allora, uno per volta.
questa. Don Pietro. Io voglio dire due cose. La prima cosa, signora, in un mondo globalizzato, in un mondo dove si va, siamo sempre più vicini, si parla di un villaggio globale, ma cosa vuol dire ai poveri italiani e ai poveri stranieri? Chi c'ha fame, signora mia, o italiano o straniero, prima cosa. Prima cosa, che aspetti Sardone, tanto per rispondere. Seconda cosa, ma quelli che lavorano, i stranieri che lavorano, già pagano, già è tassato il loro stipendio. Poi guardi quante tasse ci sono. Per mandarlo a casa devono pagare la tassa alla Western Union o quello che sia. Poi è già tassato perché rispetto al loro paese glielo cambiano a meno. Sì, le fanno il cambio in Francia. Terza cosa, la tassa. Ma cosa vuol dire? Che cosa dite? Aiutiamoli a casa loro. Ma se io gli dasso pure quello che guadagno le mandano a casa. Ma che vuol dire aiutiamoli Sardone, a casa loro? Zanetti, e poi vi dico, ma che vuol dire? Noi andiamo, Sardone. Lavorano in Italia, utilizzano il sistema di welfare italiano mandano i soldi nel loro paese d'origine, quindi di fatto non fanno circolare il loro guadagno in Italia. È per quello che giustamente se mando mio figlio a studiare in Francia negli Stati Uniti non gli posso mandare 2 lire di là, perché comunque incentivo l'economia di un altro paese. Ma che visione è questa? Tutti i soldi, ma nel 2018 è un ragionamento inaccettabile. Tranquilli. Allora, ad esempio, Viola Carofalo, che ne pensa? No, cioè, e poi veniamo. Intanto che l'esempio è sbagliato perché la signora è bianca, quindi per lei evidentemente non vale. Ma mi sembra chiaro che si vuole semplicemente tassare due volte qualcuno, che è una legge razzista. Dopodiché non ce ne importa niente, perché abbiamo capito che questi non devono avere diritti. Non devono avere diritti i poveri bianchi, non li devono avere i poveri neri, perché il problema qua non è questo. Il problema è continuare a massacrare chi è massacrato. Ma chi non sa cosa vuol dire la parola progressività, e che pretende anche di governarci. Il bello è che intanto i nostri pensionati vanno all'estero. Barbara Romano. Riccardo, 77 anni, ha una buona pensione, ma di restare in Italia non ha più voglia. Ho pensato di trasferirmi in Portogallo, dove ho saputo che la mia pensione è detassata. Da 2,9 arriverai a 3,6, 3,7. Mi vedo sul lungomare, in pantaloncino corto, e con un po' di soldi in tasca in più. Se prima fuggire erano i pensionati con 1000 euro, oggi fa le valigie anche chi prende il doppio. Per l'INPS sono circa 370.000 gli immigrati previdenziali che si godono la pensione al sole. Le mete più gettonate sono la Spagna, il Portogallo e la Tunisia. Il costo della vita in questi paesi è di circa il 30% in meno. Per chi prende sotto i 1000 euro conviene la Tunisia, fisco al 7% e costo della vita bassissimo. Con 400 euro ho un bellissimo appartamento con giardino, magari in un contesto pure con piscina. La benzina, poi non ne parliamo, costa meno della metà. Chi invece supera i 2000 euro guarda al Portogallo. Qui più l'assegno è alto e più il vantaggio aumenta, perché la pensione è detassata per 10 anni. Nel 2018 sono stati più di 250 i pensionati che ho trasferito qui in Algarve. Io definisco l'esodo. Antonio, che in Italia aveva una pensione di 4.000 euro, di tornare non ci pensa proprio. Qui ammonta a oltre 7.000 euro netti. Mi godo il sole, mi godo il porticciolo. Allora torniamo sempre tenendo in piedi i nostri due binari di quello che succede in Francia. L'economia, torniamo in Francia. Laura Gobetti. Sì, allora gli aggiornamenti sono che questo signore che ha sparato ai mercatini di Strasburgo, il mercatino di Natale di Strasburgo, sta tenendo sotto scacco in questo momento le forze dell'ordine e l'antiterrorismo di Strasburgo, perché c'è stato un blitz in un edificio che era stato circondato e dunque si pensava di essere arrivati all'uomo, e invece non è così. Sono stati poi visti anche gli edifici accanto ed è stato di fatto un buco nell'acqua, ora si cerca in un'altra zona. Vi posso dire anche una cosa, che i siti jihadisti stanno già reclamando la paternità di questo attentato, anche se sappiamo che di solito lo fanno a prescindere dal fatto che sia vero o no. C'è di fatto sicuramente che questo signore, questo uomo di 29 anni, nato a Strasburgo, era comunque radicalizzato ed era segnalato alle forze dell'ordine. L'ultima notizia, l'ultimo aggiornamento su un presunto ferito italiano arriva dalla Farnesina, che al momento non conferma, non smentisce come di solito si fa
in questi casi perché non ci sono ancora notizie certe. Comunque l'indiscrezione parla di un uomo italiano ferito durante questa sparatoria, non sappiamo assolutamente in quali condizioni sia. Grazie Laura, piccola pausa e riprendiamo. Automobili, perché l'ecotassa ci ha spaventato, sta sempre là, l'abbiamo vista, ma è un mondo di costi sempre in aumento. Vediamo anche solo parcheggiare. Alice Cristiano. La macchina la lascia qua così? E per forza. Che striscia è questa? Niente, necessarie strisce. Trovare parcheggio non è facile e se ci si riesce... Vedo che sta per pagare il parcheggio. Sì. Ma parcheggi liberi si trova a posto? No. Quasi impossibile. Forse non tutti sanno che le strisce blu, cioè quelle a pagamento, vanno bene, però ce ne devono essere di bianche, quindi di gratuite, in misura sufficiente. E se non sono sufficienti, l'automobilista può rifiutarsi di pagare il ticket. Questo non lo sapevo, anche perché trovo sempre la multa quando lo metto sul blu, quindi... Eh già, perché, e lo dice la Cassazione, è l'automobilista che deve provare che i posti gratis non siano abbastanza. Se consideriamo la difficoltà di andare a ricostruire tutto l'iter amministrativo, saranno veramente pochi quelli che decideranno di fare questo tipo di studio ed andarlo a impugnare davanti all'aula di un giudice di pace. Chissà quanti anni potrebbero passare. Esatto, la conclusione che possiamo affermare è che l'automobilista, se prende una multa, la deve pagare. A meno che... Se alla fine questo non funziona, quindi la possibilità di pagare con il bancomat non c'è, a quel punto potete davvero non pagare. Allora, avvocato, davvero si può non pagare? Sì, però. Cioè, si può non pagare se... Le strisce bianche, i parcheggi gratuiti, sono troppo pochi rispetto alle strisce a pagamento, però ogni comune può indicare una serie di esenzioni. Aree pedonali, e queste facilmente intuibili. ZTL, zona traffico limitato, e anche queste facilmente intuibili, però poi c'è la norma salva comuni che è prevedere all'interno del comune delle zone di particolare interesse urbanistico. E quindi qui ovviamente ogni comune si fa le sue regole sulle zone che ritiene di particolare interesse urbanistico e quindi salta anche quella che è la regola principale, la regola generale, diciamo. Poi la storia della carta di credito del bancomat, uno come lo dimostra che non funzionava? Allora, è facile dimostrare che magari non c'è in quella colonnina, io ho visto la colonnina del servizio era particolarmente tecnologica, invece ne troviamo di molto vecchie, è facile quindi provare che non c'è la possibilità di pagare con la carta, però è molto difficile provare che non si avevano spiccioli. Ci sono state, lei scherza, però purtroppo è così, ci sono state una serie di sentenze di giudici di pace che hanno dato ragione all'automobilista, però perché magari era in periodi notturni e quindi non era facile trovare il cambio. Perché poi uno dovrebbe anche cercare una colonnina in giro o basta che quella davanti a lui non funzioni? No, non è così semplice. Diciamo che bisogna provare che non si è messi in grado di poter pagare e poi sarà il comune invece provare che era per lui impossibile superare tecnologicamente la colonnina di fatto e sostituirla. Una cosa invece che però non si sente spesso e mi è venuta in mente, vorrei suggerirla ai suoi ascoltatori, è che quando paghiamo il parcheggio per un'ora e poi invece ci tratteniamo 3-4 ore, non ci possono fare la multa. Dobbiamo soltanto pagare la porzione di parcheggio che non abbiamo pagato, mentre invece è comune gli ausiliari del traffico, i vigili, che ci facciano anche la multa. Quelle, diciamo, c'è giurisprudenza più che costante, anche il Ministero dei Trasporti, che questo è bello saperlo. La fantasia per risparmiare le targhe estere, Maria Laura Cruciani. Sempre più spesso abbiamo visto sulle nostre strade auto con targa estera con alla guida molti italiani. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma fino a qualche mese fa uno stratagemma utilizzato per circolare era la gestione veicoli per conto terzi con targa straniera. In pratica Mario acquista l'auto, la cede ad una società con sede estera che provvede ad immatricolarla nel paese straniero, l'auto viene riportata in Italia e con una scrittura privata si attesta che, nonostante i risulti della società estera, Mario informalmente ne è il proprietario. Con le modifiche al codice della strada introdotte dal decreto sicurezza questo non sarà più possibile, poiché l'illecito scatterà per chiunque risiede in Italia da più di 60 giorni e circoli con un'auto con targa straniera. Le limitazioni potrebbero non scattare solo in un caso. Può funzionare con società di noleggio a lungo termine o di leasing,
con sede in paesi stranieri che possono avere la facoltà di noleggiarti queste vetture purché siano all'interno dell'Unione Europea. A condizione però di avere con sé il contratto con la durata del leasing o del noleggio. Ma perché scegliere di circolare con una targa estera? Per diversi motivi. Uno, perché è difficile arrivare alla riscossione delle multe in questi paesi. Ma gli altri motivi sono dovuti ai costi di gestione elevati dell'automobile in Italia, quindi la tassa di possesso, il superbollo e i costi delle assicurazioni che in Italia sono molto elevati. Un trucco da furbetti che però purtroppo il decreto Salvini non riesce a superare. Si pone il problema ma lo supera male. Piccola pausa, grazie avvocato. A lei. Allora, già mercoledì ci ha raggiunto Paolo Galdieri. Buonasera professore, insegna diritto penale dell'informatica, è uno dei massimi esperti italiani in tema di terrorismo. Commentiamo con lui i fatti a Strasburgo, ma prima Laura Gobetti. Sì Giovanni, allora le ultime novità sono innanzitutto il fallimento del blitz delle forze antiterrorismo a Strasburgo che avevano circondato, asserragliato il presunto assalitore di questa sera. Parliamo della sparatoria definita attentato dalle fonti di polizia francesi che è avvenuta ai mercatini di Natale di Strasburgo. E allora cos'è successo? Questo assalitore è stato braccato dalle forze di polizia fino a un edificio nel quartiere ad est di Strasburgo, c'è stato il blitz ma di fatto non hanno trovato nessuno e di fatto le forze dell'ordine sono sotto scacco perché quella che vedete è una foto che circola in rete di questo presunto assalitore e definiamo presunta anche questa immagine perché non ci sono notizie ufficiali anche se un identikit è stato diffuso, è un 29enne, si chiama Sherif Shekak, è comunque una persona nota all'antiterrorismo perché è radicalizzato ed è anche un delinquente comune, è stato definito così anche dal ministro dell'interno francese. Adesso si cerca ancora, in questo momento è in corso un'operazione in un'altra zona della città e vi ricordo che tutte le persone che erano presenti al mercatino e il fatto è avvenuto intorno alle 20 sono ancora dentro le case, dentro i ristoranti, c'è un coprifuoco, nessuno può uscire, ci sono delle ronde in città, si sta cercando in tutti i modi di arrivare a questa persona. Naturalmente anche i giornali oggi sono un po' in ritardo perché non si hanno ancora notizie precise. Vi do il bilancio delle vittime fino a questo momento accertate, sono 4 morti e 7 feriti. I giornali per ora titolano così, vi faccio vedere velocemente Repubblica, il terrorismo torna in Europa, attacco al Natale di Strasburgo e poi la stampa, e chiudo con questo, strage jihadista al mercatino di Strasburgo, i siti jihadisti hanno rivendicato questo attentato ma sappiamo che lo fanno di solito e questo non significa che sia un attentato effettivamente di natura jihadista. Allora, grazie Laura. Allora, professore, partiamo proprio da qua. Non abbiamo i dettagli per commentare nel merito, però si può dire se c'è l'ISIS dietro? Ma una volta quando capitavano questo tipo di azioni uno pensava a un pazzo, adesso anche se le fa un pazzo si va a pensare subito al terrorismo. Questo perché non c'è più, diciamo, una concezione dell'attacco terroristico come la conoscevamo noi. L'esperienza di questi anni insegna che chiunque può entrare in un mercatino, in un posto qualunque, e fare appunto una strage, e poi si lega questo fatto alla considerazione che magari ha una matrice islamica o comunque è diventato integralista. E nell'opinione pubblica, almeno nel senso comune, l'ISIS era dato per sconfitto? In realtà l'ISIS ha due facce. Una, quella combattente, quella di guerra, dove non c'è dubbio che ha perso e sta perdendo. Ma è chiaro che nel momento in cui si perde da una parte ci saranno e ci stanno già da un lato una serie di combattenti che rientrano in Europa e altri che vogliono in qualche modo continuare quel tipo di campagna che l'ISIS ha iniziato, perché l'ISIS inizialmente che cosa ha detto? Noi conquistiamo dei territori, quindi c'è una possibilità di avere uno Stato e voi datevi da fare in Europa. E quindi c'erano due versanti, i più combattenti andavano a combattere, andavano proprio in questi territori. Non è un caso che gli ultimi terroristi sono non soggetti che nascono con un'ideologia, ma quasi tutti sono soggetti che in realtà vengono dalla delinquenza comune. E già altri casi di questo tipo si sono verificati. I cosiddetti lupi solitari anche, no? Anche di questo si sta dicendo è probabilmente un lupo solitario. Al di là del caso specifico, perché le notizie sono quelle che sono, ma anche qui l'idea del lupo solitario va cambiata rispetto al passato, perché prima il lupo solitario veniva inteso quello che
faceva un'azione e basta. Se fossero ci fossero, non lo sappiamo, collegamenti con l'ISIS, possiamo parlare di un franchising, cioè l'ISIS ha dato una via, ma questi sono soggetti che agiscono da soli, però in virtù di un mandato che è stato dato da Perazzo. Anche perché nel mondo di Internet ormai siamo tutti solitari, ma siamo tutti in rete. Sì, anche il ruolo di Internet è cambiato, perché se noi pensiamo fino al 2001, fino diciamo, alle Torri Gemelle, veniva utilizzato per propaganda e basta. E dopodiché c'era un proselitismo che presupponeva un rapporto di persona, si creavano proprio delle cellule. Adesso invece in Internet viene utilizzata proprio per dire andate e fate, certo. Quindi senza neanche conoscere i soggetti che andranno a compiere determinate azioni. Nel nostro dibattito tutti discutevano su tutto, su una cosa erano tutti d'accordo, che a livello europeo bisognerebbe scambiarsi più informazioni. Allora, ci sono due problemi. Un problema, diciamo, da un punto di vista normativo, dall'11 settembre in poi ci stanno delle norme importanti sia in Italia, a livello europeo, negli Stati Uniti, che permettono di poter monitorare sia la rete che all'esterno. Il problema dell'informazione è diverso. Molte volte l'importante è selezionare. Cioè, si dice, per esempio, che le Torri Gemelle, le informazioni c'erano, ma se si hanno come tante le trovi informazioni nella marea? Non le vai a trovare. Quindi la sicurezza al 100% è impossibile da raggiungere. La sicurezza al 100% non c'è mai stata, e in questo caso ancora di più nel momento in cui chiunque può compiere un attentato da solo. Grazie professore, noi torniamo a tenere in piedi il nostro doppio binario e torniamo a parlare di pensioni. Parliamo delle pensioni d'oro sul piede di guerra. Le pensioni d'oro probabilmente un intervento ci sarà, ma come agirà questa specie di remida al contrario è ancora da capire. Userà la lima o la ghigliottina? Le ipotesi più quotate sono due. La prima prevede un blocco della rivalutazione per le pensioni sopra i 90.000 euro lordi l'anno. Da 150.000 euro in poi scatterebbe invece una vera e propria sforbiciata. La seconda ipotesi, più simile a una ghigliottina, è invece un taglio sulla parte dell'assegno che eccede i 90.000 euro, taglio che crescerebbe in percentuale al crescere del reddito. Prendiamo un pensionato con un assegno di 10.000 euro lordi al mese. Il taglio dorato per lui significherebbe 248 euro in meno al mese, 3.200 l'anno. Con uno stipendio mensile di 24.000 euro, la riduzione sarebbe invece di circa 2.700 euro al mese e su un assegno di 38.000 euro la sforbiciata farebbe perdere mensilmente oltre 12.000 euro. Ben altre cifre se si bloccasse la rivalutazione. In un paese che cresce poco, stopparla significherebbe sottrarre da un assegno mensile di 10.000 euro poco più di 40 euro. Questo è il sottosegretario che segue l'economia per i 5 Stelle. Buonasera, Stefano Buffagni. Buonasera. Professoressa Elsa Fornero, economista, la conoscete, ci aiuta a capire le cose delle pensioni. E Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24. Buonasera, direttore. Allora, Buffagni, quali pensioni sarebbero tagliate sopra quale cifra? Noi abbiamo previsto sopra i 4.500 euro netti al mese, che mi sembra un bel vivere. Crediamo sia fondamentale dare un riequilibrio sociale e quindi crediamo che sia necessario dare questo segnale di equità al Paese in un momento in cui il Paese soffre e ha bisogno di vedere un po' di credibilità nella politica. Quanti sono i pensionati sopra questa cifra? Dipende qual è la soglia, perché il problema non è quanti sono, ma è come li tagliamo, perché lei sa meglio di me, come ha visto il servizio, che dipende da quali principi si applicano. Come avevo detto anche settimana scorsa, stiamo studiando le varie opzioni. L'obiettivo è fare un provvedimento che sia costituzionalmente sostenibile, che quindi quei soldi siamo certi che li prendiamo e li possiamo riutilizzare per chi a fine mese non ci arriva o per i giovani. Crediamo li prenderanno, professoressa? Guardi, devo dire che per una volta non sono così distante dalle posizioni dei 5 Stelle. Wow. Io credo che sulle pensioni molto elevate un contributo di solidarietà, che per me ha proprio la natura della partecipazione ai sacrifici generali della popolazione, può essere fatto. La Corte Costituzionale non ammette che il contributo sia permanente, ma credo che se lo si ristabilisce come temporaneo, questo debba essere accettato. Si parte tra l'altro da una pensione molto elevata e quindi dovrebbero però smettere quell'atteggiamento di giustizialismo un po' da ghigliottina
come dire, siete colpevoli e allora noi vi puniamo. Colpevoli invece di ricchezza. È più saggio dire... Buffagne. No, è più saggio dire avete tanto e vi chiediamo di contribuire ai sacrifici generali. Io ho guardato dietro la ghigliottina, non l'ho portata, semplicemente c'era nel programma elettorale dei 5 Stelle, c'è nel contratto di governo, crediamo sia giustizia sociale e andiamo avanti. Non ma è guerra contro nessuno. Sarà facile trovarli e pagheranno? Ma guarda, trovarli non sarà difficilissimo. Noi abbiamo fatto un calcolo di quanto potrebbe entrare alle casse dello Stato su quello che abbiamo capito. Più o meno 1 miliardo in 3 anni, quindi mal contati 350 milioni all'anno. Vedremo poi quello che sarà il definitivo. C'è un'ipotesi anche di un 40% per le pensioni altissime, quelle da 500.000 di euro, ma faccio notare che sono solo 30 fortunati in questo Paese che ne possono godere. Mi preoccupa di più invece la possibilità dei ricorsi, perché nel passato anche sul fronte vitalizio abbiamo visto che poi i ricorsi, come spesso avviene in questo Paese, smontano pezzo per pezzo poi la legge. Ecco perché vediamoli, vorrei capire poi i dettagli. Vediamoli i vitalizi. Maria Laura Cruciani. Pensavamo di cambiare il mondo, di rovesciarlo, di ridefinire i confini della vita, della realizzazione. Invece purtroppo tante cose promettemmo ma poche ne realizzammo. 5 legislature alle spalle, 19 anni in Parlamento, 2 volte sottosegretario, lui è l'onorevole Roberto Rosso e ha concluso la sua esperienza di governo nel 2013. E lei quanti anni aveva? Avevo 52 anni, 53. Troppo pochi per percepire subito il vitalizio, secondo il regolamento di Montecitorio che era entrato in vigore nel 2012, quando Rosso era ancora al governo, che spostava da 50 a 60 anni l'età minima per iniziare ad incassare l'assegno. Mi dissero che bisognava aspettare altri 10 anni. Ho fatto ricorso per questa ragione. La Camera dei Deputati mi ha dato ragione. Eh sì, perché il Collegio d'Appello ha deciso che per l'onorevole Rosso, che ha un'anzianità contributiva superiore ai 10 anni, si può prescindere dal limite minimo dei 60 anni. Così a 57 anni Rosso ha potuto iniziare a percepire il vitalizio. Posso chiedere quanto ammonta il vitalizio? Guardi, il vitalizio attuale dovrebbe essere intorno ai 5.000 euro. Il vitalizio futuro, dopo i tagli che hanno stabilito questa volta, dovrebbe andare su intorno ai 4.000 euro. Sì, perché se ad aver parzialmente vinto il ricorso ottenendo il vitalizio in anticipo sono stati solo 8 ex deputati, almeno per ora altri 1.000 hanno fatto ricorso contro il ricalcolo. Farà ricorso contro il ricalcolo? Sinceramente non lo so. Molti miei amici l'hanno fatto, io ero stufo di carte bollate, questa verità. Professoressa, addirittura rischi i ricorsi per anticipare, una cosa è l'annuncio, una cosa è ottenere poi. Questo sì, diciamo che io credo che però l'atteggiamento della Corte Costituzionale possa essere anche cambiato e dovrebbe forse cambiare anche l'atteggiamento del Parlamento che deve giudicare sulla validità di questi ricorsi. Io credo che non sia del tutto giusto. Allora, il ricalcolo secondo me ha elementi di oggettiva debolezza, però che anche i parlamentari già che hanno già chiuso la loro esperienza possano partecipare a quelli che sono i sacrifici che si richiedono alla popolazione, io credo che sia giusto e di francamente nuovo. Tutta questa corsa ai ricorsi la considero un po' sbagliata. Sono contento che anche la professoressa ormai è diventata grillina, questo è un buon segno, battute a no, parte. No, ma non era un'offesa professoressa, almeno però... Io vorrei dire una cosa, facciamo un ragionamento di buon senso. Innanzitutto il taglio da nostro partirà da gennaio. Ci avevano detto che non si poteva fare, chi ci aveva preceduto, siamo arrivati, in pochi mesi lo abbiamo fatto, prima cosa. Seconda cosa, qui stiamo parlando di una persona, nel caso del servizio, che prende 5.000 euro netti a fronte di 19 anni di versamenti neanche capienti. Noi adesso lo tagliamo a 4.000, adesso dovrebbe dirci grazie che siete stati così magnanimi. Maritoni. Non fare ricorso, è buon senso. E soprattutto, ripeto, io sono orgoglioso che l'avevamo detto, lo abbiamo fatto. Questo vorrei che fosse chiarito. No, ma il tema dei vitalizi è ancora meno difendibile delle pensioni d'oro, a mio avviso, nel senso che lì non c'erano neanche dei contributi che potessero giustificare quel tipo di pensione o vitalizio. E poi non dimentichiamoci che qui stiamo affrontando un problema sostanzialmente generazionale, cioè noi andremo, chi ci andrà in pensione, con un sistema sostanzialmente contributivo, mentre dove vai a toccare spesso, non sempre, ma le pensioni d'oro, sono pensioni che si sono avute con un sistema largamente più vantaggioso per chi è andato in pensione. Non è punire in questo caso, mentre sul vitalizio
diciamo, se l'erano votata e se l'erano fatta la legge. Quindi, in questo caso non è punire. Il Parlamento l'ha fatto bene? Posso dire una cosa? Sì, sentiamo, professoressa, le prendo punire, un attimo, perché vi voglio spostarci da chi versa a chi incassa, e parliamo della pensione di cittadinanza. Nicole Di Giulio. Questa è la mia casa, che ho fatto tanti anni fa con molti sacrifici. Pochi giorni fa ho cambiato le finestre. Eraldo ci ha messo una vita a finire la sua casa, ma oggi proprio questa abitazione potrebbe penalizzarlo. Oggi viviamo con questa pensione sociale che ci danno di circa 643 euro al mese. Vivacchiamo, ma non si può vivere. Chi ha un reddito inferiore ai 780 euro, grazie alla pensione di cittadinanza, dovrebbe ricevere un'integrazione per arrivare a quella cifra. I potenziali beneficiari sono più di 3 milioni. Peccato che i soldi stanziati non bastano. Passino per tutti. Per restringere la platea diversi sono i paletti. L'ISEE non deve superare i 9.300 euro, l'abitazione principale, altri immobili il cui valore non deve andare oltre i 30.000 euro. Eraldo, ad esempio, potrebbe arrivare ai 780 euro, ma è proprietario di casa. Dal sussidio potrebbe quindi venir scalato il canone d'affitto imputato, circa 280 euro. E così, se non dovessero scattare le clausole di salvaguardia, si troverebbe in tasca solo 360 euro di assegno sociale, meno di quanto prende oggi. A me questi soldi per l'integrazione ci servono proprio per vivere, non per fare il lusso, per vivere. Professoressa Fornero, i conti tornano su Buffagni. Volevo solo dire una cosa, e cioè che senza essere grillina, nel 2012 le pensioni dei parlamentari io le ho cambiate, le abbiamo cambiate, non sono più vitalizi dal 1 gennaio 2012. Andiamo sulla pensione di cittadinanza. Secondo, il contributo di solidarietà, no, però devo dirle queste cose, perché se no, vede, a me la pensione di cittadinanza può anche stare bene, e mi sta anche bene che mettano dei paletti, perché è giusto che una persona che magari ha una pensione molto bassa, ma ha una casa di proprietà di un certo valore e ha altri redditi, non si veda aumentare la pensione alla quale può aver contribuito troppo poco, in termini di contributi propri, fino a 780 euro. Il problema non è fare queste cose con dei limiti che indirizzino le poche risorse alle persone che ne hanno bisogno. Il problema è che hanno promesso mari e monti, quindi il divario tra ciò che è stato promesso e ciò che invece adesso potranno realizzare. È questo che è sconcertante, e poco conosco. Dice la professoressa, presi uno a uno, è certo che sono giusti, sono soldi a chi sta male, e averlo fatto tutto insieme che vi costringerà a rinunciare a qualcosa. Scusi, noi abbiamo un programma di governo, il governo in teoria, se posso, dura 5 anni, questo è l'obiettivo. Quindi partiamo con dei provvedimenti, un passetto alla volta. Quindi credo che stiamo dimostrando che le cose si possono fare. L'esempio prima, faccio un esempio ulteriore. Se quella persona innanzitutto non ha una pensione diversa da questo, vuol dire che non ha versato. Lo Stato giustamente gli dà una mano, perché lo ha già fatto in passato, ma ipotizziamo che questa persona ha 1 milione di euro sul conto corrente. Vogliamo capire se è giusto che glieli diamo o non glieli diamo? Vogliamo capire se è una tassazione separata? Perché non è solo una questione di reddito. Poi c'è anche un problema di quoziente familiare, vuol dire, immagini che la moglie magari c'ha una pensione importante o viceversa. Cioè, noi cerchiamo di, con poche risorse, destinarle a chi ha più bisogno. Credo sia un ragionamento di buon senso. Anche a me sembra di buon senso, allora però non si chiama pensione di cittadinanza. Usiamo le parole per il loro significato. Non si chiama pensione di cittadinanza, perché quella viene data non al cittadino che ha bisogno, ma al cittadino. E quindi la cosa che è riprovevole è che voi avete un po' ingannato le persone, per l'appunto promettendo mari e monti, come se non ci fossero vincoli di risorse. Io chiedo perché scusa a tutte alcuni le persone dei vostri, dei vostri, i vincoli di risorse non capiscono proprio che cosa sono. Lei magari, che era commercialista, lo capisce. Perché poi Barisoni apre il capitolo reddito di cittadinanza. Le chiedo di non togliere il passato. Io ho ancora, spero, una professione di abilitazione. Abbiamo ancora abolito l'ordine, quindi voglio dire, in teoria. Detto questo, mi scusi, io chiedo scusa a tutti i presenti se abbiamo preso in giro. Noi stiamo portando avanti un provvedimento che riequilibra la situazione sociale
e abbiamo sbagliato il nome, però stiamo facendo le cose, quindi questo voglio che sia chiaro. Reddito di cittadinanza Barisoni, Silvia no. Ciuffolini. Sono una mamma di due ragazzi, sono separata, non ho un reddito, vivo del mantenimento che mi dà il mio ex e diciamo della somma che mi versano sulla carta REI, che è di circa 382 euro mensili. Essendo in una situazione di estremo disagio, Cristina può contare sul reddito di inclusione, ma dal prossimo anno dovrebbe ricevere il reddito di cittadinanza con l'assegno pieno di 780 euro e una cifra aggiuntiva per ogni componente della famiglia. Ma per chi invece ha un ISEE fino a 9.360 euro annui, il sussidio sarà un'integrazione fino a 780 euro. Quando non arrivo, che purtroppo è una cosa quasi tutti i mesi, io ho mia mamma che è pensionata e non è che se la passa bene anche lei. Però cerca di aiutarmi. Ma il governo per risparmiare sta pensando di aggiungere altri paletti. Una delle ipotesi è il sussidio a rotazione. Man mano che i beneficiari trovano lavoro, altri avranno accesso. Io vivo in una casa popolare di 45 metri quadri. L'agevolazione sta nel pagare un affitto molto basso. Ai single che vivono in una casa di proprietà potrebbero essere sottratti 280 euro, una sorta di affitto figurativo. E lo stesso potrebbe valere anche per chi, come Cristina, gode di un affitto agevolato. Che si augura per il futuro? Di trovare un lavoro, la prima cosa. Allora, Barisoni, secondo te alla fine chi lo prenderà? Su Buffagni e poi professoressa? Allora, qui secondo me c'è un problema di fondo, lo dico al sottosegretario. Voi avete confuso quella che è un'iniziativa più che legittima sulla povertà, poi chiamatelo reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, con la disoccupazione. Cioè, noi sappiamo che ci sono delle fasce della popolazione, tipicamente pensionati con una minima da fame, passatemi il termine, o chi è stato espulso dal mondo del lavoro e ha pochi anni ancora per arrivare alla pensione, su cui devi intervenire come Stato sociale, e a mio avviso è più che giusto intervenire e concentrare le risorse lì. Altra cosa è parlare di reddito di cittadinanza per i giovani disoccupati. Abbiate pazienza, ma tra una pensionata che non può più ritrovarsi un lavoro o chi ha quasi concluso un ciclo lavorativo e un giovane disoccupato a cui voi vorrete dare tre possibilità, soprattutto se sta al sud, con un vincolo territoriale, beh, sono due cose molto diverse. Il giovane disoccupato deve andare a trovare lavoro là dove il lavoro viene offerto, date piuttosto degli incentivi sulle neoassunzioni. Aspetti, sottosegretario, sentiamo la critica della professoressa e poi rispondo a entrambi. Professoressa Fornero. Beh, credo anch'io che anche in questo caso ci sia stata non una semplice confusione terminologica, ma dei messaggi che miravano a ottenere il più vasto consenso possibile attraverso la redistribuzione. Il punto è aiutare chi non ha un lavoro, come la signora del servizio, a trovarlo. Ma questo è politica attiva per il lavoro e non ha niente a che fare col reddito di cittadinanza. Buffagni. Però mi dà il tempo di rispondere. Chiariamo. Sui pensionati che hanno difficoltà noi andiamo a integrare quella quota che è necessaria per arrivare a un minimo di sostenibilità, con i dati dell'Istat, non è che l'abbiamo scelta noi la soglia. Primo, quindi sgombriamo il campo dagli anziani e andiamo su quelli in età lavorativa. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che esiste in tutta Europa. Lo si vuole chiamare un altro nome, c'è una strategia comunicativa? Io questo non lo so, di certo per me questo era l'impegno con i cittadini e questo è quello che perseguiamo. Però io faccio un esempio. Ieri il presidente Macron, francese, quello decantato, bravissimo, europeista, ha annunciato che farà anche lui il reddito di cittadinanza in Francia. Ha annunciato 10 miliardi aggiuntivi che andrà a inserire in manovra. No, mi faccia finire questo passaggio. Lui praticamente con questi 10 miliardi aggiuntivi andrà a superare la soglia del 3%, arriverà al 3,4%, noi ci stanno ammazzando per 2,4%, e la Commissione europea ha risposto: ah, l'infrazione la valuteremo quando sarà in primavera. Perché Fornero, adesso, questa è una freccia all'arco, ma scusi, no, aspetta, del governo, obiettivamente. Ma scusi, ma noi adesso allora diciamo facciamolo zero, siamo a cavallo, ci approvano il bilancio, poi facciamo il 5 e vi diciamo, beh, dopo l'Europa ne parliamo. Ma che serietà è questa? Professoressa. Ma siamo i figli di serie B, no? Ho capito io. Cioè. No, no, la serietà è anche da parte di chi non deve, come dire, cercare di trarre vantaggio dai guai altrui. I francesi ne hanno abbastanza, ma e non è che questo deve rafforzare il governo italiano in scelte che sono sbagliate. Ognuno quello di finanziare le misure a debito. Non ho parlato dei francesi elogiando il presidente Macron, anche se io ho avuto fiducia in lui e lo dichiaro apertamente.
Ma il punto non è questo, il punto è che noi dobbiamo giudicare le nostre politiche per quelle che sono. E le nostre politiche sono fortemente sbilanciate a danno dei giovani e delle generazioni future, perché le promesse che sono state fatte non sono finanziate attraverso tagli di spesa, ma con un aumento del debito. E questo è molto sbagliato, visto che il nostro debito è già molto elevato. Questo dovete avere il coraggio di dirlo. Noi in questi e anni magari siamo... anche di correggere la precedente impostazione. Sì, lei ci sta dicendo praticamente, come ho già visto in passato, e quindi lei è coerente su questo, dice: tagliamo la testa e la vita agli italiani, perché chi se ne frega che in Europa gli altri fanno quello che vogliono, noi dobbiamo stare dietro a dei queste parametri espressioni folli. Queste espressioni le usate voi, io non questa le ho mai sbagliato. Usate. Allora, quello che queste io voglio dire sono è questo. Espressioni bene. Volgari che usate voi allora, e che io è, non ho mai è, usato. No, il tema è semplice. Allora, noi abbiamo un miliardo, semplice, un miliardo... Non è semplice, è complesso. Vabbè, grazie che almeno torniamo un po' in contrapposizione, volevo che poi sembrassimo quasi alleati, grazie, la ringrazio. Allora, noi abbiamo 1 miliardo all'anno di fondi europei per i giovani che viene sprecato perché non viene utilizzato, e quindi i soldi per i giovani ce li abbiamo e dobbiamo aiutarli a farli funzionare. Il reddito di cittadinanza, se bisogna parametrarlo in maniera più corretta per renderlo efficace sui giovani, ci si ragiona, ci si lavora, il Parlamento serve a questo. Però ripeto, tornando al concetto Francia sì, Francia no, il tema è semplice, siamo un paese che fa, vabbè, il tema è complesso, siamo il paese che da anni in Europa fa tra gli avanzi primari all'interno del sistema europeo, eppure il debito continua a aumentare, perché se noi non aumentiamo la crescita non andiamo lontano, stiamo andando incontro a un rallentamento dell'economia globale e noi dobbiamo muoverci con misure espansive, non farci del male da soli, perché male secondo me è un errore complessivo dell'Europa. Il tempo stringe, le direbbe, ma non con soldi presi in prestito, perché poi costava tanto un volante, professoressa. Voglio solo dire una cosa, nel frattempo avete dovuto usare molte risorse finanziarie per pagare gli interessi sul debito a causa dell'aumento dello spread, che non è un caso, ma deriva dal fatto che i mercati si fidano. Quando la Fornero fece la sua manovra... Certo. Che non fu perfetta perché ci sono state 8 salvaguardie successive che sono costate non per colpa sua 11 miliardi, lo spread non è sceso subito, ma è sceso progressivamente. Allora il tema è, noi oggi stiamo lavorando in Commissione europea per trovare una mediazione, un accordo nell'interesse degli italiani e non dell'Europa. Allora, aspetti, faccio finire abbiamo... questa cosa, nell'interesse degli italiani e non dell'Europa, affinché lo spread vada giù perché diminuisce il rischio paese. Se poi italiani e Europa hanno interessi così divergenti, di certo ci siamo messi una bella paura con l'ecotassa. Maria Laura Cruciani. Meglio pagare una ecotassa una volta piuttosto che comprare. Se la mettessero sarebbe meglio, però. Andrei su un modello più conveniente a seconda della legge che metteranno. È l'ultima polemica con cui si è scontrato il governo. Un'ecotassa che va da 150 fino a 3.000 euro per i veicoli di nuova immatricolazione che emettono CO2 in misura superiore a 110 grammi al chilometro. Quante sono le auto che avete in questo parco auto? 1.000 macchine, dai. Quante sono quelle che hanno delle emissioni superiori ai 110 grammi per chilometro di CO2? Quasi tutte. In pratica, quasi la metà delle auto più acquistate nel 2018 sarebbe soggetta alla nuova tassa. Questa qui per esempio è una dei modelli più venduti. Esatto, sì. Di quanto supera il livello? Siamo a 125. Andrebbe a costare 300 euro in più all'atto dell'acquisto. Esatto. Siamo preoccupati noi perché le macchine che vendiamo sono macchine utilitarie per la popolazione, che praticamente non si può permettere macchine di un certo livello. Se penalizzano queste, penalizzano tutti. Ma i dubbi sono tanti, perché oltre all'ecotassa nell'emendamento si prevedono degli incentivi che vanno dai 1.500 fino ai 6.000 euro per l'acquisto di auto a bassissime emissioni, secondo la formula del bonus malus. Ma tutta la polemica che c'è stata in questi giorni intorno a questo emendamento può aver già portato qualche danno? Sono dei danni incalcolabili, purtroppo lo vedremo solamente a gennaio, a febbraio, perché l'attesa blocca tutto. L'annuncio blocca tutto. Vediamo che decide il governo, che vuole fare. Perché poi sai che quando ci sono queste trattative così, la gente si ferma. Allora, questo che vedete è il volume Foto ANSA 2018, il racconto dell'anno attraverso le foto più importanti dell'ANSA, dell'agenzia, e una serie di scatti che ci aiuterà a decifrare l'attualità. Ne abbiamo scelti alcuni da discutere con il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. Buonasera. Buonasera, con Maria Antonietta Calabro, giornalista, autrice del libro Moro, il caso non è chiuso. Buonasera.
e Arturo Diaconale, il direttore dell'Opinione, direttore delle comunicazioni della Lazio, in libreria con Santità, ma possiamo continuare a dirci cristiani, due libri su cui vedremo, dovremo parlare proprio ripercorrendo l'anno. Allora, direttore Contu, iniziamo dalla foto del 1 ottobre, la novità italiana più clamorosa, la nascita del governo Lega 5 Stelle. Questo è Conte. Sembrava un'ipotesi irrealizzabile, invece. Invece si è realizzata, ancora oggi sembra strano, ma è così. Due forze politiche che si erano contrastate sono andate molto bene alle elezioni e poi hanno deciso di mettersi insieme e hanno trovato Conte, che è un personaggio che piano piano nei mesi ha acquisito un ruolo, secondo me, un ruolo di mediazione, di equilibrio tra due personaggi di grande personalità, di grande forza, che sono un po' in campagna elettorale permanente, e quindi lui si barcamena e cerca di portare avanti il lavoro del governo. E qual è il bilancio, Calabrò? Beh, il bilancio sinceramente ancora non c'è, perché non c'è la legge di bilancio ancora. E quindi... Che è quella su cui si giocherà tutto. Noi sappiamo che la legge di bilancio è la legge fondamentale dello Stato. Quindi abbiamo avuto grandi speranze, soprattutto nei mesi immediatamente successivi alla formazione del governo, adesso vediamo maggiori difficoltà. Diaconale, per lei ha deluso o sta mantenendo le promesse? Ma sul piano della comunicazione i due vicepremier sono bravissimi, sul piano dei fatti mi sembra che non ce ne siano ancora e quindi dobbiamo soltanto aspettare questi fatti. Tanti annunci, poche realtà. Spostiamoci al 28 agosto, l'incontro Salvini-Orban a Milano. Perché è importante, Contu? È importante perché con questo governo si modificano molto le linee di politica estera del paese, si modifica il modo in cui l'Italia è in Europa e quindi guarda verso paesi verso i quali non avevamo guardato nello stesso modo negli anni precedenti. Francia, Spagna, Inghilterra sono un po' più lontani perché noi... Il nostro governo sta cercando una sponda e degli alleati nei paesi del nord, tra cui Orban, che speravamo fosse un alleato in Europa, anche sul fronte dei conti, mentre invece sul fronte dei conti anche i paesi del nord ci dicono attenti, non spendete troppo perché a noi non sta bene. Noi guardiamo prima gli ungheresi. Qual è il rapporto con l'Europa, Calabrò? Quanto ci è costato il braccio di ferro? Beh, il braccio di ferro ci è costato parecchio perché noi l'abbiamo visto dall'andamento dello spread, che comunque si è raddoppiato. Diciamo in questi mesi. Questo ci è costato denaro sonante a tutti gli italiani, alle famiglie, abbiamo il problema dei mutui che sono già rincarati, eccetera. Questo è un problema economico, ma c'è anche un problema culturale e di assetto geopolitico del paese. Questo è ancora più importante. Aperto. Diaconale, il 5 marzo la sala stampa del PD, immagine emblematica, pomeriggio alle elezioni, qui non c'è nessuno e sullo schermo Di Maio commenta l'esito elettorale. Mi sembra che continui a essere vuota la sala stampa del PD, o meglio, piena di figure... Vediamola, ecco, è questa la foto. Piena di figure che non riescono a riempire questo scenario. Il vero problema è che il 4 marzo con le elezioni è finita un'epoca per il Partito Democratico. Credo che difficilmente tornerà quell'epoca, ma che il futuro riservi al Partito Democratico, o meglio, agli spezzoni del Partito Democratico sorti diverse. Conto. Ma è in una crisi profonda, ha perso elettorato alla sua sinistra. Non lo so se è definitivamente archiviata l'esperienza, perché uno spazio politico in fondo c'è ancora, credo, in questo paese, e naturalmente dovrebbe riprendere il dialogo e un collegamento con la sua base elettorale che ha perso negli ultimi due anni, soprattutto negli anni di Renzi. Il giuramento al Quirinale, siamo al 1 giugno, guardate questa foto, Diaconale. Il giuramento al Quirinale è stato un atto formale importante, in cui però i due Dioscuri hanno dato vita a un governo anomalo, in cui il Premier non è Premier ma è un mediatore tra due figure che sono però vice-Premier. Diciamo che soltanto in Italia poteva capitare un governo di questo tipo. Calabrò, quanto possono continuare? Anche nei matrimoni succede che ci siano periodi di grande litigiosità, poi il matrimonio continua. Non so, possono continuare. Sicuramente le elezioni europee saranno però un punto di svolta. Contu.
Anche secondo me le europee saranno importanti, ma io credo che possano continuare. Sarà difficile, lo è difficile, lo testimoniano le notizie di questi giorni, ma secondo me la forza dei due partiti, sebbene con posizioni contrastanti, può andare avanti. Allora, taglio dei vitalizi 27 settembre, Palazzo Chigi, la foto numero 5. Grillo, Contu, cosa ne pensa di questo governo? Ma non lo so esattamente cosa pensa Grillo, certamente immagino che sia preoccupato per diciamo, l'atteggiamento di Salvini, per la comunicazione di Salvini, perché Salvini riesce a dettare l'agenda. Questa è una delle foto simbolo dell'anno, e facciamo i complimenti sì, ai fotografi dell'Ansa, Alessandro Di Meo. Dell'anno, no, loro sul perché balcone, abbiamo lanciato una diversa. È il momento in cui loro riescono a far prevalere un tema come il reddito di cittadinanza, perché fino a quel momento c'era stato. Il 2,4 di cui abbiamo parlato esatto, tutti. Esatto, poi no? Non lo so alla fine della legge di bilancio se ritorneranno sul balcone, lo vedremo quando facciamo i conti tra un po', però certamente per il Movimento 5 Stelle quella è stata una sera molto molto importante. E Calabrò ha colpito molto l'immagine del balcone, no? Sì, l'immagine del balcone ha colpito molto. Quella sera tutti hanno fatto dei rimandi storici più o meno pesanti eccetera, però alcuni hanno anche commentato dicendo che magari più che un balcone è un balconcino e comunque lì sotto non c'era una gran folla, non c'era il popolo, c'erano i loro, no, diaconale, però ha un valore simbolico forte. Ha un valore simbolico, ma è anche un elemento di grande pericolo per questo governo, perché lì su quel balcone hanno annunciato Di Maio e gli altri esponenti di 5 Stelle che finiva la povertà. Tra sei mesi ho paura che quando l'opinione pubblica scopre che questa povertà non è minimamente finita, ci saranno conseguenze inizia pesanti. Qualche guai. Allora, un selfie di Salvini a Siena, fattoria sequestrata alla mafia. Perché l'avete scelta, Conte? L'abbiamo scelta perché secondo me è veramente emblematica del modo di comunicare. Salvini fa un selfie, fa le dirette, cerca di saltare l'intermediazione, le mediazioni, anche il nostro lavoro, parla direttamente con la sua gente e bisogna dire che ci parla molto, nel senso che ha un'incredibile presa sul suo elettorato, lo abbiamo visto recentemente all'Ansa, l'abbiamo ospitato per un forum in diretta e aveva un seguito pazzesco rispetto alla media degli altri, quindi lui riesce ancora a prendere la pancia delle persone, a proporsi come difensore di quegli strati sociali che sono tra l'altro differenziati, nord, sud, imprenditori, piccoli imprenditori, giovani, insomma è una comunicazione diretta. Non so quanto durerà l'incantesimo, ma sicuramente sta funzionando. Allora, e poi c'è il dramma del Ponte Morandi, vediamo, sono le prossime foto che vediamo. Diaconale, questo è stato una tragedia per il paese, no? È stata una tragedia, è stato un trauma. Un trauma che si intreccia con altri traumi. Infatti bisognerebbe ragionare un attimo sul fatto che un'emergenza sembra scacciare l'altra. E questo è un problema grave, perché l'emergenza del Ponte Morandi ha fatto dimenticare l'emergenza dei terremoti nell'Italia centrale, dove non è stato fatto ancora sostanzialmente nulla. Calabro, c'è un problema pure dell'opinione pubblica nel gestire queste notizie, nel ricordarsene, nel tenerle a mente. Sicuramente sì, perché si vive sull'attimo, quindi una tragedia scaccia l'altra, eccetera, questo non va bene. La tragedia del Ponte Morandi è una cosa che incide poi pesantemente sull'assetto economico, perché tutti hanno valutato qual è l'impatto di blocco del, diciamo, del PIL, della possibilità di crescita economica che un'opera del genere che è crollata e che ha bloccato una città come Genova vuol dire. Anche caso politico. Ma è, diciamo, è proprio una foto emblematica di un paese spezzato in due tra nord e sud, spezzato in due tra l'opinione pubblica e chi la governa, spezzato in due all'interno del governo tra due forze che si contrastano, un paese che avrebbe bisogno di più unità per crescere e per guardare avanti, ma che fa molta fatica, e questa foto lo dimostra. E arriviamo, Diaconale, al suo santità, ma possiamo continuare a dirci cristiani per Rubettino, perché poi c'è il caso della nave Diciotti, c'è il caso di come approcciamo il problema dell'accoglienza, dell'immigrazione. Sì, io ho scritto questo libro ricordando naturalmente il libro di Benedetto Croce, perché non possiamo non dirci cristiani. Benedetto Croce diceva che non si potevano dirci cristiani sulla base della civiltà che aveva alle spalle, la civiltà cristiana, la civiltà che era fondata
sulla cultura greca, romana e naturalmente innervata con il cristianesimo. Però ho fatto una riflessione dicendo: ma questo tipo di civiltà a cui faceva riferimento Croce non sembra più essere il punto di riferimento di Papa Bergoglio, il quale preferisce mettere al centro la misericordia, che è un grande valore cristiano, ma non è l'unico dei valori cristiani. Però se la Chiesa diventa soltanto la Chiesa della misericordia e quindi promuove un'accoglienza indiscriminata, come è avvenuto nel corso degli ultimi anni, questa misericordia rischia di essere irresponsabile e rischia di provocare una trasformazione della Chiesa che diventa una sorta di ONG senza navi. Contro, una tesi forte, perché poi invece Papa Bergoglio ha riacceso molte speranze nella cristianità. Non sono d'accordo con Arturo, io credo che sia fondamentale che la Chiesa non può non essere misericordiosa. Se uno crede o non crede non importa, non può certamente dimenticarsi quello che ha portato al pensiero occidentale il cristianesimo insieme alla cultura giudaica e al resto, però io credo che un papa non possa non avere questa come stella polare. Allora, Maria Antonietta Calabro, perché abbiamo chiamato lei con il suo Moro? Il caso non è chiuso, la verità non detta, oltre appunto a entrare anche nella cronaca della... Sotto esame, in fondo, in quest'anno c'è stata una nuova classe dirigente e sempre il paragone viene fatto con la vecchia classe dirigente e Moro. È un po' il punto di paragone per molti, no? Sì, tra l'altro a Moro ha fatto riferimento anche il presidente del Consiglio Conte, ha fatto anche riferimento Di Maio quando c'è stato l'anniversario dell'assassinio, il quarantennale, il 9 maggio. Moro è un po' una pietra d'inciampo della politica italiana e della politica del secondo dopoguerra, perché la sua tragedia, cioè l'evento del rapimento, dei 55 giorni, della morte, sono stati dei fatti che hanno cambiato il corso della storia italiana. Se non facciamo i conti completamente con quel fatto, non sarà possibile passare compiutamente alla Terza Repubblica. Grazie, grazie ai nostri ospiti, direttore Contu, Maria Antonietta, direttore Diagonale, grazie. Grazie. Diamo il benvenuto a Maria Grazia Contini, pedagogista all'Università di Bologna. Buonasera, bentornata professoressa. Allora, con lei naturalmente parliamo della tragedia nella discoteca di Corinaldo. Sei vittime, la calca. Quali domande portano a porci come educatori, come genitori anche? Ma dunque, diciamo che adesso è il momento del dolore. Ho letto delle parole molto toccanti delle compagne e dei compagni dei ragazzini morti. E ieri sono andati a scuola tutti vestiti di nero, in silenzio, hanno portato fiori e stanno organizzando una fiaccolata proprio per ricordare i loro amici. E hanno chiesto rispetto per il loro silenzio e hanno ragione, bisogna rispettarli, e guai adesso se qualcuno cerca di spettacolarizzare il loro dolore, di andare a chiedere cosa provano, cosa sentono. Stanno soffrendo e hanno diritto di stare in silenzio. Noi adulti però dobbiamo parlare, dobbiamo parlare tra di noi. Cosa dobbiamo dire? Ma io a questi ragazzi dico, io comprendo, rispetto, come devo dire, abbraccio il vostro dolore e rispetto il silenzio che voi chiedete per voi, ma noi adulti dobbiamo parlare, dobbiamo interrogarci su come ci comportiamo con voi giovani. Che rapporti stabiliamo con voi, che modelli di vita vi diamo, se riusciamo a prenderci cura di voi o se non riusciamo a prenderci cura di voi. Perdonateci che lo facciamo a partire da una tragedia, ma questo è un segno dell'incuria collettiva. Perché dice incuria? Sa perché? Perché è come quando crolla una scuola e muoiono dei bambini, allora tutti parliamo di quanto è grave che le scuole siano fatiscenti, ma erano fatiscenti anche prima che scoppiasse la tragedia. E allora è prima che bisogna ragionare. Quali sono i problemi di cui non ci siamo occupati? Ma non lo so, vogliamo dirlo che gli orari delle discoteche sono assurdi, da mezzanotte all'alba, e sono pensati per far consumare. Per far consumare questi ragazzi, nelle ore che hanno vuote, consumano. E quindi si approfitta di questo.
Vogliamo dirlo che c'è poca attenzione a vedere se dare degli alcolici a ragazzi minorenni o maggiorenni, che circolano come gadget gli spray al peperoncino, che circolano delle droghe. Queste sono cose gravissime. Allora, c'è tanto parlare di pericoli, di rischi che si inventano, che si dicono perché si vuole mettere paura in modo strumentale. E poi non si parla dei rischi reali a cui loro sono esposti. Che invece c'è una soluzione che viene spesso invocata, quella di leggi più restrittive. Quella è la via da percorrere. Guardi, io penso, no, che in passato, pensiamo a come era la società alcune generazioni fa. È chiaro che i genitori, per esempio, non avrebbero mai permesso ai loro bambini, perché erano ragazzini, bambini 12-13 anni, di andare in discoteca a quell'orario e tantomeno di accompagnarli. E se il figlio avesse insistito, avrebbe preso anche degli schiaffi. C'era uno stile, un modello di società e di famiglia autoritario. Adesso è diverso. Adesso i genitori hanno cambiato modello. Ho molto apprezzamento nei loro confronti, perché fanno fatica ma cercano di essere autorevoli e non autoritari. Vogliono la felicità dei loro figli, vogliono accontentarli, vogliono discutere con loro, vogliono negoziare con loro. Solo che quando devono fare delle scelte e non sono d'accordo, non hanno la capacità di dire dei no e di dare invece delle regole. Bisogna scontrarsi. Perché anche. Non vogliono avere conflitto con i loro figli. Invece bisogna averlo. Sono bisogna avere i conflitti con loro. Averli. Sa che ho sentito delle mamme in questi giorni che dicevano: ma quando mio figlio mi dice, ma ci vanno tutti, lo fanno tutti i miei amici questa cosa, se io non vado non lo faccio, io sono lo sfigato che poi tutti prendono in giro. E a quel punto io cedo, dice la mamma, no? Allora io cedo. Si identifica con la paura del figlio, con la fragilità del figlio in quel momento, con la paura di essere diverso. E invece, come genitori bisogna, e come educatori, come insegnanti, ma come adulti, dovremmo valorizzare la diversità, dire che la diversità è un modo per uscire anche dal conformismo, no? Essere a fianco a loro in questo. Maria Grazia Contini, grazie di essere stata con noi. Vi ricordo giovedì alle 18.30 a Lumière di Bologna presente il documentario Non più non ancora, realizzato con Marzoni e Palmier. Grazie. Dai TC Movie. Non resta che ricordare che fino al 15 dicembre con un sms, una chiamata al 45596 potete sostenere la campagna di For a Smile a Onlus per portare un sorriso ai bambini in ospedale. Ci vediamo martedì. Ale.